definire. La prima è la definizione per l'appunto di agroecologia come scienza, la seconda è rispondere alla domanda quando nasce l'agroecologia. La terza parte, si entra un pochino più nel merito dei contenuti, riguarda lo strumento epistemologico dell'ecologia e l'ultima parte sono i principi di ecosviluppo. Credo che sintetizzando tutti i contenuti che stanno all'interno di queste quattro parti, sia possibile, insomma, affrontare un dibattito che porti a qualche anche soluzione concreta, come è previsto dalla scaletta del tempo. Allora, cominciamo pure dalla definizione di agroecologia, che guardando semplicemente l'etimologia suggerisce che si tratta di una scienza sistemica, perché mette insieme due cose importanti che sono definite come agro e quindi agricoltura. Professore, scusi, si è mutato il microfono. Se può. Sì, l'ha spento. Ah, era spento il Sì, microfono. ma da 4 secondi. Ah, da 4 secondi, allora da dove riprendo il discorso? Riprendo dalla definizione. Dicevo agroecologia come ecologia applicata all'agricoltura, quindi una scienza applicata, una scienza sistemica che ha due componenti, l'agro che sta per agricoltura e l'ecologia che sta per la casa comune, che è il nostro pianeta Terra. Allora, è importante da questo punto di vista precisare che si tratta di vedere i rapporti che intercorrono tra il contenitore, che è il pianeta Terra, e l'agricoltura che è contenuta come sistema di attività umana. Ecco, già questa prospettiva fa vedere che l'agricoltura va vista nei suoi rapporti con l'ambiente, quindi i rapporti tra contesto ambientale e unità operative di agricoltura, che possono essere varie, sono fondamentali e vanno visti come rapporti di input-output. Si tratta quindi, dal punto di vista scientifico, di fare un'analisi input-output e vedere le relative efficienze di trasformazione. Seconda parte, se questa è la definizione, la seconda parte riguarda per l'appunto un po' di storia. Quando nasce l'agroecologia? Quando nasce una scienza? Beh, a mio avviso una scienza nasce quando c'è un consenso pubblico che si manifesta per lo più con la pubblicazione di un giornale dove tutti coloro che sono interessati all'argomento cominciano a pubblicare. E allora, se prendiamo buona questa definizione per l'inizio di una scienza, l'ecologia inizia nel 1974, quando viene istituito la prima rivista internazionale di agroecologia, e si tratta appunto di Agroecosystems, e seguito poi nel 1976 dall'altro giornale Agricultural Systems. In questi due primi numeri ci sono degli importanti editoriali che raccomando per capire per l'appunto dei contenuti dell'ecologia visti fin dalle origini. Uno sull'agroecosystem è di Harper e l'altro su Agricultural Systems è di Spedding. Allora, queste sono le basi che ci consentono di vedere poi l'evoluzione dell'agroecologia, perché esaminando i contenuti di questi giornali scientifici si riesce a costruire un corpo disciplinare che ha un senso e quindi a capire di che cosa effettivamente si tratta. Per quanto riguarda la terza parte, quindi il discorso dell'epistemologia, l'epistemologia significa come si fa a conoscere, qual è lo strumento che ci aiuta a conoscere la realtà agraria. Bisogna tenere di conto, per l'appunto, come evidenziato dalla prima rivista scientifica, è l'agroecosistema il concetto base che ovviamente porta allo sviluppo e alla corretta interpretazione di ciò che si fa attraverso l'agroecologia. Quindi,
come consiglio direi che bisogna sempre tenere unite le due parole agroecologia ed agroecosistema, perché l'agroecosistema è la chiave di lettura dell'agroecologia. Questa è la raccomandazione fondamentale che io faccio. Dal punto poi di vista di quello che l'agroecosistema significa e spiega, io direi che l'agroecosistema spiega l'organizzazione della realtà agraria, organizzazione che si può vedere sotto il profilo sociale, sotto il profilo fisico e sotto il profilo biologico. Ci sono tre letture, tre prospettive che ci possono aiutare nel capire bene tutta la complessità di quanto c'è nell'agroecologia. Per la prospettiva sociale bisogna tener conto di tutti gli attori che sono i protagonisti del processo, che viene identificato come sistema di attività umana, e quindi mi riferisco agli agricoltori, ai politici, quindi alla politica per l'agricoltura, ai ricercatori, quindi alla ricerca per l'agricoltura, agli industriali, quindi all'industria per l'agricoltura, sia a monte sia a valle, e poi i consumatori, che sono l'ultimo anello, però l'anello più pervasivo che c'è nella società e che possono apprezzare, se ne hanno coscienza, il significato di agricoltura e di agroecologia. Dal punto di vista della prospettiva fisica dobbiamo parlare di gerarchia, perché l'agricoltura si può vedere e si può studiare, si può gestire come campo coltivato che però sta all'interno di un'azienda agraria e la quale sta all'interno di un mosaico di aziende agrarie che stanno in tutto il territorio. Quindi allargando la prospettiva si può arrivare all'intero pianeta Terra, dove, come dicevo all'inizio, c'è l'agricoltura contenuta dentro il nostro pianeta. E questa è la visione corretta, una visione che sistemica, moderna, che fa vedere le implicazioni di carattere locale e di carattere globale insieme. La prospettiva biologica bisognerebbe allora vedere come si snoda l'organizzazione delle catene trofiche. E voi sapete benissimo, si tratta di individuare i produttori, che sono le colture, i consumatori primari, gli erbivori, che sono gli animali in allevamento, e poi i decompositori, che sono i microrganismi del suolo. Questi tre soggetti interagiscono fra di loro e compongono quello che è l'ideale dell'agroecosistema per l'agroecologia, che è l'agroecosistema misto, cioè il contemporaneo allevamento di piante e animali. Questo perché attraverso l'interazione, l'integrazione fra questi componenti si realizzano quelle catene di pascolo e di detrito che consentono poi l'autonomia e la sostenibilità del sistema agrario. Arrivo all'ultimo aspetto, i principi di ecosviluppo, che si riallacciano ovviamente a questa interpretazione strutturale e funzionale dell'agroecosistema, perché alla fine questa struttura ci dice che il sistema può essere sostenibile se noi rispettiamo per l'appunto quelle che sono le principali situazioni che si realizzano nell'agroecosistema, che riguardano per l'appunto la valorizzazione della radiazione solare, il riciclo della materia e la valorizzazione della biodiversità. Quindi, per dare una prospettiva di sviluppo sostenibile, bisogna contare su queste tre forze: la radiazione solare, il ciclo della materia all'interno dell'azienda, che deve essere per l'appunto organizzata secondo i principi di un'economia circolare, ma il termine economia circolare è stato introdotto di recente, ma l'agricoltura è sempre stata organizzata, almeno nella sua forma tradizionale, attraverso questa visione di integrazione, che è un'economia vera e propria circolare, che fa circolare l'energia e la materia e l'informazione anche all'interno di un sistema. E in ultimo la valorizzazione della biodiversità, sia di quella pianificata con le rotazioni, le consociazioni, eccetera, sia di quella associata, che si realizza in maniera diversificata in rapporto a quello che noi siamo in grado di disegnare, di progettare e di gestire. Mi fermerei qui per ora. Grazie mille, professore, è stato chiarissimo e anche rapido.
procediamo allora con la scaletta che abbiamo detto. E Laura ha qualche problema di connessione, quindi semplicemente scala in fondo. Quindi adesso tocca a Isabella. Eccomi. Ciao a tutte e tutti. Innanzitutto, grazie per l'invito alla giornata di oggi. Io proverò a riassumere un pochino il progetto di Mondeggi e come è nato e qual è il percorso ad oggi di Mondeggi e quello che stiamo provando a portare avanti qui. Diciamo che per chi non conoscesse ancora Mondeggi è un progetto basato su un presidio contadino nella tenuta di Mondeggi, che si trova a circa 12 chilometri da Firenze, ed è un progetto che esiste ormai da 6 anni ed è nato come, diciamo, risposta politica nel tentativo da parte della cittadinanza, da parte di vari, sia da parte del collettivo di agraria, insomma da varie persone che si erano mobilitate contro la vendita della tenuta di Mondeggi. Il contesto era quello in cui nel luglio 2012 era nato il Comitato Terra Bene Comune, che era un comitato che era nato sulla base, diciamo, come contrasto, come in lotta contro la decisione del governo Monti di alienare i beni pubblici per sanare il debito pubblico. E questo comitato, appunto Terra Bene Comune, era nato per difendere i beni pubblici dall'alienazione. E diciamo, all'interno delle varie assemblee che hanno animato questo comitato, poi l'attenzione è stata posta appunto sulla tenuta di Mondeggi, che era da anni abbandonata dopo il fallimento della precedente SRL che ne aveva la gestione, e quindi il comitato ha avviato assieme ad altre realtà del territorio, diciamo, un percorso di lotta per immaginare una gestione collettiva e pubblica della tenuta di Mondeggi, quindi contro la vendita. Anche perché va sottolineato che la tenuta di Mondeggi si trova nel territorio del Chianti, un territorio dove l'agricoltura intensiva, le monoculture come degli olivi o della vigna la fanno da padrone, ed è inoltre un territorio in cui, diciamo, la privatizzazione della terra va avanti da diversi anni, e quindi la difesa di questa terra significava non soltanto quindi andare contro la vendita di un bene pubblico, ma anche salvare questa terra dalla privatizzazione per un uso collettivo. Quindi dopo vari tentativi, diciamo, anche di negoziazione con le istituzioni, dopo diversi tavoli di lavoro per immaginare una gestione collettiva della tenuta di Mondeggi, il comune di Bagno a Ripoli e la città metropolitana di Firenze, che è tuttora proprietaria della tenuta di Mondeggi, hanno dichiarato che avrebbero continuato nella loro direzione, quindi che l'intenzione era quella comunque di vendere la tenuta, ed è a quel punto che, diciamo, il comitato è arrivato alla scelta di dapprima cominciare con dei gesti simbolici a prendersi cura dell'oliveta abbandonata che è presente sull'area di Mondeggi, e redistribuire l'olio così prodotto alle famiglie del territorio e alle persone che avevano preso parte a questa mobilitazione. Quindi questo è stato il primo gesto, diciamo, simbolico della nascita di Mondeggi, e poi si è arrivati invece nel giugno 2013 all'occupazione della tenuta, e quindi alla nascita di un presidio contadino permanente. Diciamo, da allora Mondeggi si è strutturato in varie maniere come progetto, e ha messo in piedi, diciamo, una serie di iniziative, di progetti per provare ad immaginare effettivamente una gestione collettiva e condivisa di questa terra, per difenderla dalla vendita e per immaginare, diciamo, collettivamente con le realtà del territorio e con gli abitanti e le abitanti del territorio, una gestione condivisa e agroecologica della tenuta di Mondeggi. Diciamo, questo come avviene? Ad ora a Mondeggi ci sono diversi progetti in atto. Uno dei primi progetti è stata la nascita del MOTA, Mondeggi Terreni Autogestiti, che ha previsto la redistribuzione di alcuni, diciamo, lotti di terra a varie famiglie e persone che ne hanno fatto richiesta, quindi una gestione condivisa degli orti, e poi anche una redistribuzione degli ulivi alle varie famiglie del territorio che ne hanno fatto richiesta. Quindi ad oggi, tuttora, diciamo, Mondeggi è gestita anche collettivamente ed è animata dalle persone che prendono parte nella realtà al progetto e che diciamo, hanno la possibilità qui di avere accesso alla terra, anche soltanto ad un pezzo di terra, e poi a quindi poter autoprodurre anche alcuni prodotti in questo luogo. Poi all'interno di Mondeggi, diciamo, i discorsi si sono articolati anche con il tempo, e
l'obiettivo sicuramente è quello di provare anche a dimostrare che una gestione collettiva e condivisa di un territorio che abbia alla base i principi dell'agroecologia è possibile. Per noi poi, quando parliamo di agroecologia, anche in un progetto come Mondeggi, non parliamo soltanto delle pratiche agricole, ecologiche, quindi di una serie di pratiche che appunto, come spiegava prima il professore, guardano all'interconnessione di ogni elemento naturale e sono basate su un'agricoltura che cerca di avere un rapporto di scambio con la natura e non soltanto di sfruttamento, oltre a tutto ciò che concerne le pratiche agroecologiche a livello quindi agricolo. Per noi agroecologia significa anche provare a creare dei rapporti diversi, non soltanto con la produzione del cibo, ma anche con il territorio. Nell'esperienza di Mondeggi, quindi, quando parliamo di agroecologia, parliamo anche di come vogliamo immaginare che all'interno di un territorio il cibo venga prodotto e provare a immaginare che possano esistere delle comunità territoriali, quindi sicuramente l'esperienza di Mondeggi va anche molto nella direzione di provare a creare dei rapporti con il territorio, dare la possibilità, dare spazio per avere accesso alla terra, ma anche semplicemente per poter usufruire collettivamente di un bene pubblico, provando a dimostrare che un altro modo di stare insieme, di vivere il territorio e di nutrirsi è possibile. Quindi diciamo poi ad oggi all'interno di Mondeggi abbiamo diversi progetti produttivi, quindi dall'olio al pane a prodotti di erboristeria e cosmesi naturale. Proviamo in un certo senso a costruire lentamente e progressivamente un percorso verso l'autodeterminazione alimentare e l'autoproduzione, nell'ottica in cui a nostro avviso dovremmo ad oggi, anche sicuramente la crisi ecologica che abbiamo di fronte e anche sicuramente la pandemia che abbiamo appena vissuto ci ha messo probabilmente sempre più di fronte ai limiti della grande distribuzione organizzata e dell'agroindustria. E quindi, diciamo, Mondeggi può essere e vorrebbe essere un laboratorio politico per dimostrare che un altro modo di produrre il cibo e di vivere a contatto con la natura e con il territorio, in relazione con gli altri, è possibile. E pensiamo che ad oggi, diciamo, una transizione verso dei modelli e dei sistemi di produzione alimentare agroecologici siano fondamentali alla luce anche della situazione di crisi ecologica che stiamo vivendo. Però è importante sottolineare che agroecologia significa anche proprio un cambiamento di paradigma, non soltanto nelle pratiche agricole, ma anche nel modo di vivere il territorio e nei nostri stili di vita. Ora, io penso di aver già detto abbastanza, anche se riassumere l'esperienza di Mondeggi in 7 minuti è un po' complicato, quindi in caso se dopo ci sono anche altre domande potrò tornarci dopo e approfondire un po'. Grazie. Grazie mille Isabella, grazie a te. Tornata Laura, quindi a sto punto ripristiniamo la scaletta originaria. E passiamo allora a Carlo, di Campi Aperti. Grazie per l'invito. Mi sentite? Mi si sente? Sì, benissimo. Dunque, anche per me riassumere a questo punto 20 anni quasi di vita di Campi Aperti in pochi minuti è difficile, però cercherò di dare qualche flash. Intanto, come siamo nati? Io mi considero facente parte della seconda onda dei neorurali, quella che è arrivata, ma una classificazione che ho fatto io, intorno a... in campagna negli anni 90, alla fine degli anni 90. La prima onda era quella degli primi anni 80, immediatamente conseguente al movimento, soprattutto che qui a Bologna è stato molto forte, della fine degli anni 70, e adesso stiamo vedendo una terza onda molto, molto importante, questo ci dà una grande soddisfazione. Allora, siamo andati in campagna per ragioni romantiche, ovviamente, cioè con l'idea di fare delle comuni, di cercare di deviare da un percorso di vita in qualche modo ordinato. Però io vengo da Agraria, e non pochi di Campi Aperti vengono dalla facoltà di Agraria, e Agraria c'era abbastanza instillato la convinzione che non era questa l'agricoltura in collina, di un'azienda agricola e aziende agricole diversificate, era un'altra l'agricoltura seria, ok? Però è successo alla fine di quel periodo una cosa molto importante. Genova 2001
1921, molti se lo ricorderanno per tutta una serie di vicende piuttosto drammatiche, e anche noi lo ricordiamo per questo, ma lo ricordiamo soprattutto perché in quel contesto, nell'ambito del forum sociale, abbiamo incontrato per la prima volta l'idea della sovranità alimentare. Quindi l'idea di un'agricoltura alternativa, l'idea che comunque sono i contadini a sfamare il mondo e quindi che ci può essere un modello agricolo diverso da quello specializzato, la grande industria meccanizzata della pianura. E, per cui abbiamo capito che non soltanto stavamo facendo delle cose romantiche, ma anche delle cose che avevano un senso dal punto di vista sociale ed economico. E da qui che è nato Campi Aperti, sostanzialmente. In quel periodo il gruppo di Neorurale, a cui anch'io appartenevo, della Valle del Samoggia, si è incontrato abbastanza casualmente con un collettivo cittadino che si chiamava Controverso, un collettivo di studenti e lavoratori. E ci siamo detti, proviamo a fare qualcosa assieme, proviamo a incontrarci. Noi avevamo iniziato a portare i nostri pomodori, i nostri cavoli ai mercati generali e avevamo immediatamente constatato che non c'era nessunissima possibilità di sopravvivenza attraverso quel sistema economico. Ecco, invece incontrandoci con dei cittadini abbiamo iniziato a costruire una piccola economia che è diventata progressivamente sempre più importante. All'inizio eravamo 3 aziende agricole, poi siamo cresciuti progressivamente e siamo cresciuti in un posto non casuale, in uno spazio sociale, l'XM24 che è stato sgomberato clamorosamente un anno fa a questo punto. Uno spazio sociale, cioè uno spazio libero, uno spazio dove non erano necessarie autorizzazioni, in cui non bisognava sottostare alla progettualità degli assessori, alla visibilità degli assessori, eccetera, eccetera. Uno spazio libero, libero dove potevamo andare e portare i nostri prodotti e le persone interessate potevano acquistarli. Ecco che così è nata la palestra di autodifesa alimentare, così ci chiamavamo all'inizio, ed è la cosa è progressivamente cresciuta, molto sostenuta anche dagli scandali che stavano avvenendo, che continuano a venire a interessare l'industria agroalimentare, la mucca pazza, eccetera. E il mercatino è diventato molto grande, i produttori che all'inizio dovevamo andare a cercare, venivano a cercare a un certo punto noi, e abbiamo moltiplicato, raddoppiato e triplicato nel giro di pochi anni il numero di mercati settimanali. Adesso siamo arrivati a 7 mercati settimanali nella città di Bologna, in 7 quartieri diversi, in 7 zone diverse della città. E, insomma, a un certo punto abbiamo pensato che eravamo abbastanza forti per uscire a una piazza pubblica, che era il momento di uscire a una piazza pubblica, non stare all'interno del guscio protetto degli spazi sociali. E così ci siamo costituiti in associazione, però avevamo delle questioni in sospeso. Le questioni fondamentali erano che molti dei nostri agricoltori, diversi dei nostri agricoltori, non erano soggetti regolari, non avevano magari partita IVA o per scelta o per necessità, oppure producevano prodotti non regolari perché magari utilizzavano per fare il pane il forno a legna storico della vecchia casa che stavano occupando, oppure perché utilizzavano la cantina tradizionale. Per cui ci siamo detti che bisognava, come dire, non escludere, non regolarizzarci in questo senso, perché avrebbe significato escludere diversi dei nostri compagni di strada. E abbiamo deciso di lanciare una campagna di autodenuncia, di disobbedienza civile, dicendo: guardate che si può fare un vino, si può fare un pane in un forno a legna, in un laboratorio non autorizzato perché non abbiamo... Non possiamo fare gli investimenti di migliaia e migliaia di euro per fare dei laboratori regolari come è chiesto attualmente, tuttora in gran parte delle regioni italiane. E quindi abbiamo lanciato un antilogo che era Genuino Clandestino. Cioè Genuino Clandestino è partito come una nostra campagna di Campi Aperti di informazione al pubblico, ai nostri coproduttori in particolare, per dire: guardate, questi prodotti sono buoni, sono fatti bene, sono regolari, però non sono autorizzati. E su questo abbiamo trovato, ci siamo incontrati con altre realtà nazionali, e da qui è partito il percorso di Genuino Clandestino Nazionale, che tuttora si ritrova 2 volte l'anno
per ragionare di queste e di altre questioni. Comunque la dinamica è stata sempre quella della crescita. Ecco, Genuino Calvestivo risale ormai a più di 10 anni fa. E una cosa molto importante per Campi Aperti e per tutte le realtà di Genuino Clandestino sono i sistemi di garanzia partecipata che ci diamo. Cos'è un sistema di garanzia partecipata? Sostanzialmente a un certo punto ci siamo trovati nelle condizioni di dover fare dei controlli su quello che era presente nei banchi del mercato. Cioè, per noi la relazione fiduciaria tra le persone, in particolare tra i produttori, ma tra i produttori e i coproduttori, che i nostri clienti, è una questione fondamentale. E ci siamo accorti a un certo punto con meraviglia che c'era qualcuno che non stava nelle regole che ci eravamo dati e che non rispettava pure il disciplinare biologico, oppure la regola ferrea di vendere, che c'è dentro Campi Aperti, di vendere esclusivamente i prodotti fatti con le proprie mani e non comprati da altri. Okay. E quindi ci siamo dati un sistema per autocontrollarci, coinvolgendo tutte le persone dell'associazione. E adesso non entro nel dettaglio della descrizione del sistema di garanzia partecipata, però è una questione molto interessante perché noi, dopo 10 anni di pratica e di perfezionamento, possiamo dire, io sono anche controllato, mi sono un organismo di certificazione ufficiale e conosco le dinamiche della certificazione formale. Ecco, noi abbiamo un sistema che io valuto più efficace, più efficiente rispetto alla certificazione di carta, perché è basato sulla conoscenza diretta e il rapporto fiduciario. Quindi un rapporto fiduciario o si crea o altrimenti ci sono dei dubbi, a quel punto si entra nel merito e ci è capitato, purtroppo ogni tanto ci capita, di escludere dall'associazione alcuni produttori che non rispettano le regole. E questo ci ha fatto, diciamo, nella città di Bologna la garanzia dei prodotti Campi Aperti è riconosciuta in maniera piuttosto diffusa anche dalla stessa amministrazione, che non ci ha mai sostenuto più di tanto, ecco, rispetto ad altre cose, però comunque la serietà in questo senso è molto interessante. Ecco, un Campi Aperti, per concludere, per non tirarla troppo lunga, è autogestione, cioè di fatto si è costituito in associazione a un certo punto, però anche se esiste un presidente o un comitato direttivo di cui nessuno si ricorda i nomi dei partecipanti, sostanzialmente lavoriamo con un'assemblea, con una democrazia assembleare e con il coinvolgimento diretto e la consapevolezza di tutti i produttori e coproduttori. Noi non siamo un'associazione di produttori, ma coinvolgiamo anche i consumatori che si rivolgono ai nostri mercati. Ecco, per adesso chiuderei qua, poi dopo se ci sono domande risponderò volentieri. Grazie. Benissimo, Carlo, molto interessante. Allora a questo punto facciamo Laura. C'è anche il collegamento con il sistema di garanzia partecipata, Laura Di Arbaia. Però Laura non ti sentiamo purtroppo, non c'hai il microfono, forse non ti funziona la connessione al microfono, c'è il problema che avevi prima. Laura? Mi senti? Mi sa che non... No. Allora, tanto che Laura sistema un attimo il problema, passiamo a Salvatore Basile, che è il presidente del Bio... Dai Emilio, vai Emilio! No, Emilio. Okay, non ho capito niente. No, io sono il presidente del Biodistretto Cilento. Innanzitutto grazie per questa iniziativa, per averci invitati, perché poi ci troviamo anche in compagnia di un nostro riferimento importante, che è il professor Fabio Caporali, che io saluto con grande piacere, perché è un nostro sostenitore, una nostra guida, e abbiamo realizzato il primo quaderno dei biodistretti,
con il professor Fabio Caporali, perché abbiamo, dopo qualche anno che siamo nati, cioè è nata questa idea di creare dei quaderni dei biodistretti, e il primo è stato sul biodistretto Cilento, sulla storia di una famiglia legata alla transumanza, all'agroecologia, all'agricoltura biologica. Per cui, diciamo, avete centrato dei temi e avete messo insieme delle, diciamo, delle aree culturali che già dialogavano da tempo, per cui mi faccio i complimenti. Il Biodistretto Cilento è nato nel 2004 e sono stati messi insieme, in particolare da Salvatore Basile, che è stato il promotore e l'ideatore del Biodistretto Cilento quando era presidente di AIAB Campania, ha messo insieme i comuni, enti locali, tecnici, agronomi, aziende agricole, consumatori, che intorno all'idea della valorizzazione del territorio attraverso l'agricoltura biologica hanno creato un sodalizio che man mano è diventato sempre più importante. Non so se riesco se siete d'accordo, vorrei vedere la slide, se riesco a host disabled, perché si può fare, mi può autorizzare a proiettare delle slide? Allora Emilio, sì, ti autorizzo, un secondo. Così vi faccio vedere anche delle cose che abbiamo fatto in giro per il nostro territorio, e poi che è diventato il nostro riferimento, è diventato il mondo, insomma. Abbiamo iniziato, eccolo qua. Ok, io... Ci siamo? Perfetto. Funziona? Si vede? Si vede, sì. Ok, il nostro territorio, vedete un'immagine del territorio che va da una montagna, ad esempio, quella che vedete innevata, che è oltre 1000 metri, e in pochi minuti si arriva al mare, mare di Elea, e il nostro territorio è nel basso, insomma nel sud Italia, in provincia di Salerno, in un parco nazionale, dove vedete il cerchio giallo. Nel nostro territorio è nata la dieta mediterranea. Hans Kiss ha vissuto a Pioppi, che è uno dei luoghi del nostro biodistretto, nel comune di Pollica, che è tra l'altro uno dei comuni aderenti al biodistretto Cilento. E, prima ancora del modello del biodistretto, infatti, c'è stato questo raggruppamento di scienziati che intorno ad Hansel Kiss si sono recati nel Cilento e hanno codificato quella che era la dieta mediterranea, che adesso è riconosciuta dall'UNESCO quale patrimonio immateriale dell'umanità. Il nostro territorio è un parco, si sviluppa in un parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni, e ci sono importanti attrattori culturali come Pestum, Elea Velia, la Certosa di Padula, e sostanzialmente da questo, diciamo, fusione di naturalità importante, beni culturali, un gioco forza quello del ragionamento legato all'agricoltura naturale tradizionale, perché la dieta mediterranea ovviamente è nata osservando quello che facevano i contadini negli anni 50, e ovviamente allora non c'era l'agricoltura con la chimica, e quindi era un'agricoltura biologica. E le iniziative che sono sviluppate dal biodistretto sono andate dall'agricoltura sociale alla promozione dei mercatini del biologico, a fare iniziative del biologico nelle scuole, perché noi consideriamo che i ragazzi vadano educati e possano essere a loro volta educatori presso le famiglie e portare questo nostro messaggio. Altre attività sono legate ai biosentieri, la filiera corta, insomma, con la vendita in azienda, la promozione dell'azienda, le biospiagge, che è una delle iniziative che abbiamo anche esportato in Portogallo. L'iniziativa è nata nel Cilento ed c'è stata l'idea di portare sulla costa, in periodo estivo, i produttori biologici delle aree interne del nostro biodistretto. Per cui abbiamo dato la possibilità di promuovere le aziende agricole presso
mercato turistico molto importante che è l'estate, che sulle nostre coste conta diversi milioni di presenze. E, come dicevo, Biotiage 2018 c'è stato il gemellaggio con il Portogallo a Torres Vedras, e quindi siamo andati dalla costa mediterranea all'Oceano Atlantico, ed è una delle iniziative che abbiamo portato avanti e porteremo avanti con, diciamo, con entusiasmo. Il biodistretto nel corso del tempo, poi vedete il quaderno del professor Caporali scritto insieme ad Anna Nigro, abbiamo pubblichiamo una rivista che promuove le iniziative del territorio, dei biodistretti, insieme ad INNER, che è l'Associazione Internazionale dei Biodistretti. Facciamo anche iniziative di promozione culturale, vedete giù in fondo Case Carute, che è una mostra sul recupero dei borghi abbandonati della Campania. Il biodistretto è diventato promotore e organizzatore di questa iniziativa. Tra i progetti in cui siamo, di cui facciamo parte, c'è ad esempio questo BIB, che è un Erasmus che sta subendo i danni del Covid sulla mobilità, sugli incontri, siamo costretti a fare tutto, diciamo, online, però è legato a introdotto intorno al mondo delle api, che non devo ricordare a voi quale ruolo importante e fondamentale svolgano nel mondo intero e in particolare nei biodistretti. Il biodistretto ovviamente ha contribuito a diffondere quello che sono i temi del biologico sul territorio, e addirittura adesso siamo arrivati, abbiamo scoperto che alcuni comuni del nostro territorio vanno a proporre un biodistretto in Albania, quindi ormai abbiamo ottenuto dei risultati inaspettati e impensabili. Il circolo virtuoso del biodistretto mette insieme le cinque componenti, che sono agricoltura, ambiente, economia, cultura e società. Quindi queste cinque dimensioni fuse insieme sono l'essenza del biodistretto, che punta alla valorizzazione di un sistema alimentare salutare e sostenibile. Biodistretto Cilento, come dicevo, nel 2014 e nel 2000, pochi anni dopo, c'è stata l'esigenza anche di creare una rete internazionale dei biodistretti, che è INNER. Magari dopo Salvatore ve ne parlerà più diffusamente, perché è il presidente di INNER, oltre ad essere segretario del biodistretto. E con INNER è stato creato un toolkit per la costituzione dei biodistretti, ed è un toolkit che viene adottato a livello internazionale, così come lo usiamo noi in Italia, viene usato in Portogallo, è il modello del Portogallo, e man mano che ci saranno adesso... c'è un'alleanza mondiale che ha individuato INNER come riferimento per l'organizzazione dei biodistretti in tutto il mondo. E vabbè, vado avanti. Però tra le iniziative che il biodistretto ha fatto insieme ad INNER è stato quello di partecipare ad Expo all'interno del padiglione della Keep School, e lì abbiamo potuto promuovere i nostri territori, i territori dei biodistretti. Il biodistretto Cilento, altri biodistretti che hanno partecipato con noi, hanno avuto un modo di stringere relazioni internazionali, e non ne nego che da quell'occasione sono nate una serie di opportunità importanti. L'esperienza biodistretto è stata selezionata dalla FAO come buona pratica ecologica, e quindi aumenta sempre di più questo modello, diventa sempre più diffuso a livello internazionale questo modello, perché rientra negli obiettivi che vengono perseguiti a livello mondiale per la sostenibilità. Nel 2017, dalle iniziative fatte dal biodistretto e da INNER, tra le iniziative realizzate c'è stato quello di firmare un protocollo d'intesa con il Ministero dell'Agricoltura italiano per la promozione dei biodistretti sul territorio nazionale. Poi il nostro progetto è entrato all'interno dell'OFSP, che
un programma internazionale fondamentale e che ci sta creando tante situazioni e occasioni positive di scambio e di sviluppo di quelle che sono le nostre idee. L'anno scorso abbiamo partecipato al congresso mondiale, primo congresso mondiale dei biodistretti che si è svolto in Portogallo, perché da che è nato, cioè abbiamo partecipato all'incontro in Portogallo nel comune di Dagnanova, quest'area territoriale ha deciso di diventare biodistretto, il Ministero dell'Agricoltura portoghese lo ha fatto creato subito una rete, ha deciso di creare una rete nazionale in Portogallo di biodistretti, adesso ne hanno realizzati già più 5 o 6, e hanno chiesto anche di realizzare l'incontro mondiale dei biodistretti, e loro in particolare poi hanno invitato tutti i paesi di lingua portoghese a Idagnanova, che è un centro all'interno del Portogallo, è un'area molto spopolata come i nostri territori, come quelli del Cilento, che però puntano sull'agricoltura biologica per lo sviluppo sostenibile del proprio territorio. Il 6 febbraio 2020 a Roma, proprio prima, pochi giorni prima delle chiusure, del lockdown, siamo riusciti a svolgere presso il Salone dei Ministri al Ministero dell'Agricoltura a Roma l'incontro con Algoa, che è un'organizzazione della Corea del Sud, e poi l'IFOAM, è una serie di altre sigle che vedete qui sulla slide, che insieme hanno firmato un'alleanza mondiale sui biodistretti, ed è questo, diciamo, un punto di partenza molto importante che sta creando una serie di nuovi biodistretti, di nuove iniziative nel mondo. Vabbè, questa era un'iniziativa che Primavera nel biodistretto, sono delle iniziative che noi promuoviamo sul territorio, e ovviamente l'invito che vi rivolgo è quello di lavorare insieme per i nostri territori, renderli più attrattivi, sostenibili, con un'energia positiva. E speriamo di poter organizzare un incontro con voi anche nel nostro territorio per il piacere di vederci insieme, non solo attraverso il monitor. Grazie. Grazie a te, Emilio. Scusa Salvatore, ti ho promosso a presidente. Presidente di INNER, che raggruppa tutti i biodistretti del mondo. Infatti mi sono sbagliato con presidente. Allora niente, Laura, ancora qualche problemina, speriamo che si risolva, e passiamo a Claudio Pozzi, che appunto è coordinatore della rete dei semi rurali e fondatore di Musicalia. Eccoci, buongiorno a tutti. Spero di riuscire a connettere, perché sono giornate veramente faticose e si arriva a quest'ora con una grande stanchezza addosso, ma spero di riuscire a fare dei discorsi che abbiano un minimo di coerenza. Abbiate pazienza se mi annodo. Rete Semirurali nasce dopo un processo di riflessione da parte di alcuni personaggi carismatici, fra cui Massimo Angelini, l'attuale direttore tecnico Riccardo Bocci, Isabella Della Ragione, vari altri, non voglio fare torto a nessuno se non lo nomino, che fanno un percorso di riflessione lungo qualche anno, dagli inizi degli anni 2000, quindi si risale anche lì all'epoca immediatamente pre-Genova, l'epoca in cui Massimo Angelini organizzava incontri con Ivan Illich e altri pensatori a Genova. Nasce finalmente nel 2007 Rete Semirurali, fondamentalmente con il mandato di fare lobbying sulla difesa dei diritti degli agricoltori. Nasce quindi col mandato del Ministero delle politiche agricole e forestali per implementare gli articoli 6 e 9 del trattato della FAO. È l'unica esponente della società civile che ha questo compito in Italia. Gli altri soggetti che partecipano a questa implementazione sono fondamentalmente alcuni CREA, su mandato del Ministero.
È stato abbastanza naturale nell'assolvere questo compito passare subito dalla lobbying sui tavoli istituzionali, regionali, nazionali o internazionali a delle pratiche sul territorio. Cioè, cerchiamo di fare delle pratiche che in qualche maniera sopravanzino anche il livello legislativo. Ci interessa praticare e poi legittimare le pratiche in un secondo momento. Nel 2008 il caso vuole che Rete Semirurali abbia in affidamento da parte della provincia di Livorno la Casa della Biodiversità Alimentare Villa Pertusati di Rosignano, che è stato la prima roccaforte intorno alla quale il Rete Semirurali ha costituito la sua casa delle sementi, incominciando a praticare a cerchi concentrici da Rosignano, allargandosi via via sul territorio regionale e poi su quello nazionale, lavorando soprattutto sulla collezione di cereali e cercando di mettere a disposizione questi cereali, i frumenti, soprattutto degli agricoltori che avevano intenzione di coltivarli e di costruire un'economia su quelle sementi. Ci siamo resi conto subito in quel frangente che non dovevamo parlare di conservazione della biodiversità, ma dovevamo piuttosto pensare alla gestione dinamica della biodiversità. Ed infatti abbiamo distribuito in piccolissime quantità, ma numerose partite di semente che hanno permesso a tanti agricoltori di sperimentarsi e di costruire una loro economia. Ecco, nel costruire questa economia abbiamo cercato di accompagnarli inventandoci piano piano delle dinamiche di animazione sul territorio e laddove gli agricoltori incominciavano a sentire il bisogno di una nostra presenza abbiamo organizzato delle giornate di discussione sulle filiere, mettendo a confronto gli agricoltori, i ricercatori, i trasformatori, quindi mugnai, panificatori, pastai, senza scordare anche gli utenti che fino ad allora erano stati pensati come destinatari della filiera e dal nostro punto di vista era necessario che incominciassero a divenire protagonisti della filiera alla pari degli altri. Erano giornate in cui tutti i partecipanti si dividevano su tre tavoli, uno che andava dal seme alla raccolta e allo stoccaggio, un altro tavolo che andava dallo stoccaggio, che è uno dei nodi principali della gestione del frumento, alla trasformazione, e l'ultimo tavolo che era quello sociale ed economico. Quindi tutti i partecipanti giravano tutti e tre i tavoli accuratamente mescolati fra di loro in modo che a ogni tavolo fossero presenti i vari punti, i vari nodi della filiera e in modo che tutti ne uscissero arricchiti, cioè, in modo che da lì, nello scambio di problematiche, di opportunità, di soluzioni, di difficoltà, si uscisse tutti arricchiti e consapevoli del fatto che da soli non si va da nessuna parte, ma è solo con la collaborazione dei vari protagonisti, dei momenti della filiera, che si possono trovare delle soluzioni eque per il territorio, eque socialmente, eque dal punto di vista economico ed ambientale. Noi non portiamo soluzioni, non siamo abituati a fare questo, infatti ho un po' di difficoltà nell'immaginare il mio secondo intervento nel secondo ciclo, ma in genere andiamo a aiutare le persone a trovarle le soluzioni. Siamo dei veri e propri animatori in questo senso. E, chiaramente poi dalle vecchie varietà di cereali abbiamo incominciato a praticare grazie alla relazione che avevamo col professor Benedettelli di Firenze e col suo maestro Salvatore Ceccarelli, brillantemente accompagnato dalla consorte Stefania Grando, ricercatrice a sua volta, abbiamo incominciato a pensare
alle popolazioni evolutive e abbiamo cominciato a fare pratica di evoluzione della biodiversità attraverso la creazione di popolazioni che avessero una notevole capacità di adattamento su territori diversi e anche una grande capacità di precorrere le velocissime variazioni climatiche a cui stiamo assistendo. Dalle popolazioni di cereali e di frumento abbiamo incominciato ad allargare la nostra sfera di interesse sul campo, incominciando a lavorare sul mais, sul pomodoro, sui legumi, sulle zucchine, e alla fine anche sul riso. Tutto ciò con un grande impegno da parte soprattutto degli agricoltori che poi ospitano i campi sperimentali nelle loro aziende, e tutto ciò ci sta dando molta soddisfazione perché i risultati delle ricerche, delle indagini fatte appunto insieme agli agricoltori sul loro campo sono estremamente confortanti e stanno dando soddisfazioni di vario tipo. Chiaramente non abbiamo abbandonato il lavoro di lobbying, che è in qualche modo delegato al nostro direttore tecnico, che in questi ultimi anni ha rappresentato addirittura la Regione Europa al tavolo della FAO sugli articoli 6 e 9 dei diritti degli agricoltori. E abbiamo ottenuto dei risultati anche dal punto di vista legislativo, perché avevamo, prima ancora che la rete nascesse, ottenuto la possibilità di vendita da parte degli agricoltori delle sementi di varietà da conservazione, e nell'ultimo periodo, attraverso la sperimentazione fatta sulle popolazioni, abbiamo ottenuto una deroga che permette da parte degli agricoltori la vendita di semente di popolazioni eterogenee, il che ha portato poi alla fine al regolamento europeo che uscirà nel 2021 sulle sementi biologiche, che renderà stabile questa grande apertura alle sementi eterogenee e addirittura alle popolazioni. Questo non solo per i frumenti, ma per tutte le sementi vendute e distribuite sul territorio europeo. E questo ci sembra un risultato che chiaramente non ci facciamo unici attori, ma insomma abbiamo fatto il nostro, ecco, per arrivare a questi risultati che riteniamo comunque importanti, anche se non esaustivi. Il lavoro sul campo è quello che poi alla fine ci piace di più. Non ci credo. Eccoci. Laura, grazie mille, allora. Claudio. Laura, adesso proviamo con te, vediamo se il microfono va. Sì? Ok, mi sembra di sì. Mi senti? Sì. Mi sentite? Sì, sì, sì. Ok, allora dovrebbe essere tutto funzionante. Innanzitutto buonasera a tutti e a tutte e scusate questa entrata così un po' d'effetto, ma io e la tecnologia in questo periodo di quarantena non abbiamo avuto possibilità di incontrarci molto spesso, perché appunto ho avuto la fortuna appunto di non interrompere l'attività di campo e quindi di poter stare all'aperto in questi mesi e quindi di non avere troppo contatto con il digitale, che però mi rendo conto che a volte è una sfortuna. E dunque, vi parlerò un po' di Arvaia, vi presento un po' il progetto, in realtà non mi dilungherò troppo sull'origine di Arvaia, perché appunto io in realtà sono entrata all'interno di questa realtà ormai 3 anni fa come lavoratrice stagionale in campagna, e ho fatto i miei primi 3-4 mesi con il gruppo di contadini e contadine che lavora qui stabilmente, e poi appunto l'anno dopo successivamente sono diventata contadina a tempo pieno. E Arvaia nasce da un progetto, da un'idea di un gruppo di cittadini e cittadine che nel 2013 avevano deciso di autodeterminarsi nella loro scelta di cosa mangiare e di come produrlo. E quindi si sono messi in moto appunto attraverso varie assemblee nel cercare
un terreno su cui poter portare avanti questo progetto, un terreno che sta a ridosso di Borgo Panigale, appena fuori, diciamo, dall'area urbana di Bologna, quindi ancora nella fascia periurbana, e che si trova appunto a qualche chilometro dal centro città. All'inizio, nel 2013, partirono con 3 ettari, che però sembravano un'enormità per le 4-5 persone che avevano deciso di cambiare la loro vita e stare stabilmente appunto a coltivare la terra, non solamente per loro, per il loro cibo, ma anche per tutta una serie di soci che appunto avevano deciso di partecipare a questa impresa. E poi nel 2015 invece appunto ci fu un bando denominato Parco Città Campagna tramite la Municipalità di Bologna a cui appunto si aggiunsero altri 44 ettari, quindi attualmente in realtà Arvaia ha una superficie agricola di circa 47 ettari utilizzati. Arvaia nasce appunto come progetto collettivo e come forma decise fin dall'inizio di darsi quella della comunità che supporta l'agricoltura, una forma, un modello, diciamo, di sostegno alla produzione agricola che è molto frequente trovarlo nella zona dell'Europa centrale, e tant'è che appunto noi stessi ci siamo ispirati nei nostri principi e nell'organizzazione a una CSA di Friburgo, la Garden Coop, che, con cui attualmente abbiamo una relazione di scambio di conoscenze e di visite reciproche, nel senso che ci sono stati vari momenti nella quale appunto sia noi che loro sono venuti a visitare i nostri campi. Cosa significa CSA? CSA significa un gruppo di persone che decidono di appoggiare con un patto di mutuo aiuto basato, come un po' come riprendo Carlo, sul rapporto di fiducia pieno tra chi produce e chi mangia. E quindi c'è un patto che prevede da un lato un supporto economico alla produzione agricola e dall'altro la garanzia di una produzione agricola che rispetti dei valori che sono condivisi fra entrambe le parti e che possa appunto sostenere il fabbisogno annuo di prodotti agricoli. Arvaia ha scelto di produrre principalmente ortaggi e cereali con metodo assolutamente biologico. Abbiamo la certificazione, ma diciamo che questo deriva da un'esigenza, diciamo, del gruppo di soci fruitori che appunto avevano chiesto, soprattutto per alcuni trasformati come la passata di pomodoro, di poter diciamo, comunicare anche verso l'esterno la possibilità insomma, di comunicare verso l'esterno l'autenticità del biologico che veniva fatto, anche se in realtà la certificazione sappiamo che non è per niente sinonimo di bontà. E quindi appunto partendo dall'agricoltura biologica in realtà si è cercato in tutti questi anni, anche con una buona relazione di scambio di conoscenze e di progettualità con l'Università di Bologna, partecipando ad alcuni progetti che possono essere appunto PSR o GOI, quindi progetti di sperimentazione e di ricerca, per il mantenimento di un ecosistema complesso. Cioè, se vogliamo riprendere appunto il tema di questa conferenza rispetto all'agroecologia, Arvaia diciamo che cerca di seguirne i principi nel armonizzare il più possibile la complessità sia di campo, quindi a livello agricolo, sia sociale e culturale, che è essere che porta appunto all'essere una comunità nella quale appunto non ci sono dei criteri di scelta per chi entra, se non la voglia di partecipare ad un progetto nella quale sì, l'autodeterminazione del cibo la fa da principe. E questo appunto forse è una delle parti più complesse poi del progetto, proprio perché mettere in moto attraverso l'attenzione per un'alimentazione che sia completamente sganciata da alcuni meccanismi della grande distribuzione rimette in moto tutta una serie di altri valori che vanno dalla solidarietà e dal mutuo aiuto reciproco, che vanno appunto dal ripensare i sistemi produttivi, ripensare i sistemi logistici.
Come vengono ripensati all'interno di Arvaia? In particolar modo il sistema logistico viene ripensato organizzandoci in 9 punti di distribuzione. Noi appunto abbiamo un punto che è il nostro hub centrale al campo, quindi a ridosso proprio del parco, città campagna sulla quale abbiamo i campi e che permette quindi alle persone di poter verificare e di poter venire a trovarci in campo in qualsiasi momento vogliano, ovviamente compatibilmente con la nostra attività di campo, e altri 8 punti invece nel centro città che permettono di far sì che la quota pagata da ogni socio che corrisponde ad una cassetta settimanale di verdure possa essere raggiunta in maniera comoda e pratica da tutti i cittadini e cittadine che fanno parte del progetto. Questi 8 punti sono principalmente negli 8 quartieri di Bologna e la scelta è stata proprio dettata da un principio ecologico di ridurre al minimo gli spostamenti, diciamo, necessari per poter avere la propria quota di verdura e favorendo appunto gli spostamenti più sostenibili, quindi appunto avvicinandosi nella distribuzione del cibo ai quartieri nella quale i soci di Arvaia possono abitare e quindi facendo sì che appunto ci fosse solamente il nostro furgone a girare 2 volte a settimana per consegnare la verdura a tutti, anziché appunto muovere centinaia di macchine per poter raggiungere il campo e avere la verdura. La distribuzione non viene organizzata con cassette personalizzate, all'inizio si era tentata questa strada, quindi molto più simile ad un gruppo d'acquisto, e poi si era capito che appunto prendeva una quantità di energie e di ore di lavoro delle persone che erano lì che non era sostenibile, per cui considerando appunto che le basi del progetto non erano quelle di diciamo andare incontro e valorizzare l'idea di cliente all'interno nel socio o nella socia, ma di appunto valorizzare l'idea di una persona che potesse rivoluzionare un pochino la propria quotidianità a partire da quello che mangiava e quindi seguire un po' di più i ritmi naturali e la stagionalità delle verdure, si è deciso che ad ogni socio venivano garantiti per tutto l'anno circa una quantità abbastanza abbondante, diciamo, per 4 persone nella propria quota verdura che comprendesse 7-8 varietà di verdure e quindi appunto che ci fosse anche un lato di consapevolezza alimentare rispetto alla varietà di cibo che possiamo ritrovare all'interno delle nostre campagne e invece che molto spesso al supermercato non ci viene proposto. E con appunto una quantità, quindi un peso abbastanza che si staziona diciamo sui 6,5 kg, abbastanza considerevole per garantire appunto ad un nucleo di 4 persone di poter mangiare per tutta la settimana. E questo significa che appunto la quota che viene pagata da ogni socio annualmente per prefinanziare la produzione agricola gli permette di aver garantita ogni settimana una cassetta di verdura nella quale appunto lui ritrova una varietà, come ho detto prima, di verdura abbastanza consistente per tutto l'anno. Ovviamente se ci sono delle preferenze o delle non preferenze rispetto ad alcuni tipi di verdure, noi incentiviamo lo scambio fra soci. Abbiamo una cassetta dello scambio in ogni punto di distribuzione nella quale chi non vuole una determinata verdura o invece vuole abbondare di una determinata verdura può ritrovarla all'interno della cassetta e questo è un meccanismo molto semplice per evitare lo spreco di cibo e allo stesso tempo per incentivare anche appunto un rapporto di solidarietà fra i soci e le socie che appartengono appunto a questa comunità che non vuole essere solamente una comunità economica perché appunto la base non è solamente il prefinanziare l'attività agricola ma è anche quella di creare delle relazioni interpersonali che siano diverse diciamo e veicolate da valori diversi rispetto a quelli nella quale appunto questa società ci ha abituato.
E questo lo facciamo anche attraverso le varie attività che proponiamo come CSA durante l'anno, che sono di tipo formativo e permanente per quanto riguarda l'attività agricola, perché siamo fattoria didattica e quindi abbiamo la possibilità di ospitare tutti i giorni dell'anno, lavorativi ovviamente, i soci o le socie, ma anche chi è di passaggio ad Arvaia e non è necessariamente associato, per partecipare alle attività di campo come corso di formazione permanente in agricoltura biologica. Questo a noi permette di avere una mano volontaria preziosissima nell'attività quotidiana della campagna, dall'altro lato permette alle persone di prendere contatto con qualcosa che molto spesso non si conosce, con qualcosa che molto spesso è talmente scontato che se ne è persa completamente la consapevolezza e la conoscenza rispetto appunto all'origine delle cose, all'origine, al ritrovare il contatto con il mondo naturale. E dall'altro lato, nella cooperativa o nell'attività, diciamo, della comunità Arvaia, ci sono altri ambiti nella quale ogni socio, ogni socia può dare una mano, che sono appunto l'ambito della comunicazione, l'ambito della creazione di feste, e quindi momenti di incontro che non hanno solo carattere formativo, ma che hanno anche carattere appunto prettamente sociale e culturale, e nell'ambito appunto economico, comunque di gestione dell'intera cooperativa, oppure partecipare attivamente al luogo nella quale si svolgono le decisioni di Arvaia. Arvaia è giuridicamente una cooperativa agricola, quindi per forza deve avere una figura formale di presidente, attualmente una presidentessa, e di consiglio di amministrazione, che vengono appunto ricoperti sia da soci lavoratori o socie lavoratrici e soci o socie volontari che mettono a disposizione il proprio tempo, la propria energia per il progetto. Dall'altro lato però le decisioni reali del progetto vengono prese all'interno del coordinamento, che è un'assemblea che mensilmente si ritrova, nella quale vengono discusse le questioni più importanti per mandare avanti l'intera realtà e l'intera cooperativa, sia dal punto di vista economico, finanziario, ma anche dal punto di vista appunto culturale e sociale. E è un'assemblea aperta, per cui appunto l'invito è sempre rivolto a tutte le persone, tutti i soci che vogliono partecipare attivamente, di prendere parte al coordinamento, ed è quello che per noi, anche se non è riconosciuto formalmente all'interno della, diciamo, della dimensione cooperativa, in realtà è il luogo nella quale noi davvero prendiamo le decisioni. Decisioni che vengono riportate poi annualmente in tre assemblee generali aperte a tutti i soci e le socie, nella quale appunto si sostanzialmente si approvano le questioni più importanti. Estremamente importante per la vita della nostra CSA è l'assemblea dell'inizio anno agricolo per noi, che è, diciamo, ad aprile, che è l'assemblea dell'asta partecipata, ovvero è l'assemblea nella quale vengono raccolti i soldi per coprire il bilancio dell'anno che dovremmo affrontare. Il bilancio viene costruito su un preventivo, su un consuntivo dell'anno precedente, viene fatta una stima dei costi che si dovranno affrontare durante l'anno, e questi costi vengono presentati a tutta l'assemblea dei soci e delle socie, che quindi sono consapevoli di qual è veramente la mole appunto economica di mantenimento di una realtà che dà da mangiare a più di 200 nuclei familiari. E ogni socio, per partecipare al prefinanziamento, quindi per sostanziare economicamente il patto che ha istituito con chi coltiva il suo cibo, può mettere una quota. Viene consigliata solitamente una quota media, che è il totale dei costi diviso il numero di persone che partecipano, ma in realtà è un'asta anonima, assolutamente libera, nel senso che ognuno, a seconda delle proprie necessità, può mettere assolutamente quello che vuole. Quindi potenzialmente una persona può partecipare ad Arvaia e ricevere la verdura tutto l'anno anche senza mettere un contributo economico, proprio perché il principio alla base dell'asta non è tanto quello di raccogliere i soldi, ma di creare solidarietà e mutuo
mutuo aiuto all'interno della comunità, diciamo, permettendo che chi ha un po' di più possa diciamo, sostenere chi invece ha un po', più, ha un po' meno, e garantendogli però una accessibilità ad un cibo sano e coltivato appunto in un luogo che è facilmente verificabile da chiunque, perché chiunque può venire a trovarci, e in maniera assolutamente biologica. Questo è, diciamo, più o meno la macro organizzazione. Poi dal punto di vista agronomico abbiamo appunto circa 10 ettari di questi 47 sono coltivati in intensivo, divisi in parcelline da 2000 metri che riprendono le piantate bolognesi classiche, quindi tradizionali, per cui c'è una ricerca appunto di ripristino anche di un ecosistema complesso che era quello tradizionale della piantata alla ferrarese, che invece sono questi camponi tutti dritti, tutti squadrati, e all'interno di questi 10 ettari, due di questi sono a frutteto instaurato ormai 3 anni fa e che sta entrando in produzione proprio con l'idea di offrire ai nostri soci e alle nostre socie non solamente la verdura, ma anche la frutta. Il resto dell'azienda viene coltivato a seminativi. Una parte di questi seminativi servono per l'autosostentamento della cooperativa, perché appunto, come dicevo all'inizio, al di là della verdura vengono distribuiti annualmente anche dei prodotti trasformati, che sono principalmente granelle tal quali, oppure farine, oppure pasta. E una parte appunto di questi seminativi rientra in un patto che abbiamo con Arcoiris per la produzione di pasta biologica, che poi viene ridistribuita all'interno della cooperativa. Un'altra parte solitamente viene utilizzata per garantire un'altra entrata, diciamo un'altra forma di entrata economica alla cooperativa stessa, proprio perché i volumi di costi che abbiamo sono particolarmente elevati. Farli ricadere completamente sui soci e le socie attraverso la quota annuale che pagano sarebbe estremamente dispendioso per loro e irrealizzabile per noi, perché toglierebbe tutta quella parte di accessibilità appunto di cui parlavo prima, e quindi una parte delle entrate di Arvaia derivano solamente da contributi europei su PSR e PAC, ma anche appunto dalla vendita dei seminativi verso l'esterno. Questo diciamo nel macro. Poi se vogliamo addentrarci nelle questioni più agroecologiche magari riprendiamo più tardi. Grazie mille, grazie Laura. Prego. Allora a questo punto Andrea, tocca a te. Dai, io vado un po' veloce, e del resto le cose importanti sono già state dette, sono gli esperimenti, gli esempi di alternativa quotidiana che sono il cuore dell'agroecologia. Una cosa che mi sta piacendo molto di questo webinar, e che mi pare, si sente quello che dico? Ok. È che mi pare che diverse dimensioni dell'agroecologia stanno venendo fuori. L'agroecologia come scienza, l'agroecologia come scienza alternativa, una scienza alternativa, ma che è sempre più importante, che viva dentro le facoltà di agraria, dentro una concezione transdisciplinare dei saperi, negli esperimenti poi anche diffusi di riappropriazione del sapere. Credo che una delle iniziative più importanti che ad esempio Bondeggi Bene Comune porta avanti sia questa scuola contadina, come si costruiscono dei ponti anche generazionali per tenere assieme il sapere del libro con il sapere delle pratiche quotidiane, oppure l'esempio straordinario della rete semirurale, in cui la ricerca e l'innovazione scientifica incontra le esigenze, i problemi e gli esperimenti degli agricoltori e dei contadini. Quindi dicevo, l'agroecologia come scienza mi sembra un nucleo fondamentale, l'agroecologia come pratica quotidiana, e anche come politica alternativa della materia, perché è un modo di abitare il territorio alternativo a quello dei saperi e delle pratiche dell'estrattivismo, dell'agroindustria, dell'allevamento intensivo, dell'agricoltura industriale. Agroecologia
è un altro modo di fare agricoltura, ma è anche un altro modo di stare su questo pianeta. Noi sappiamo, ad esempio, in relazione al cambiamento climatico, piuttosto che alle crisi ecologiche legate al degrado della biodiversità e molte altre urgenze che purtroppo fanno parte dell'orizzonte del nostro tempo, quali sono le responsabilità dei grandi imperi del cibo, quali sono le responsabilità dell'agribusiness e quindi costruire pratiche quotidiane alternative. Credo che un'altra dimensione importante che abbia a che fare con l'agroecologia sia quella della forma movimento, lo si diceva prima, dei movimenti per la sovranità alimentare, di movimenti come Genuino Clandestino che hanno al loro centro la questione di creare infrastrutture, istituzioni autonome alternative di produzione, circolazione, di relazione tra città e campagna. E quindi la questione movimento. Io credo ci sono anche delle questioni che hanno proprio a che fare anche con la dimensione contadina che si è provato in vari decenni, in vari anni a tirare fuori. Poi magari dopo faccio qualche esempio, perché i contadini non esistono nel quadro giuridico istituzionale contemporaneo, no? Gli imprenditori della terra o i braccianti. E invece, se c'è qualcosa che le mie compagne e i miei compagni mi hanno insegnato in questi anni, dove sto imparando qualcosa rispetto a vivere in un podere, è che non esiste agroecologia se non agroecologia contadina. E questo è un po', io penso, il quarto punto per sviluppare un discorso al tema dell'agroecologia. L'agroecologia come forma di vita contadina. E questo non è un discorso romantico, questo ha a che fare con quello a cui facevo riferimento prima, cioè all'insieme devastante e catastrofico, purtroppo, di crisi ecologiche con cui su scala globale facciamo i conti. E quindi una forma di esistenza contadina è un'alternativa sul terreno della riproduzione ecosociale. Ecco, ora in questa crisi da Covid si è parlato molto in molti contesti della centralità della riproduzione sociale. Io credo che l'agroecologia sia un esempio determinato e molto significativo di come possono esserci altri modi di stare su questo pianeta. E quindi il tema della riproduzione ecosociale certamente non è esauribile attorno alla questione del cibo, ma sicuramente non può esserci transizione ecologica senza la questione del cibo, la costruzione di comunità a partire dal cibo, senza altri modi di relazionarsi al territorio e alla terra. Io credo che, insomma, queste siano questioni assolutamente centrali e che comunque noi viviamo anche in un contesto dove non solo il disastro ecologico mostra i suoi sintomi ogni giorno, i suoi segnali, ma che ci siano anche nuove, no, forme di soggettivazione politica attorno alle questioni climatiche, alle questioni ecologiche, e che sempre più la questione contadina abbia una sua forza anche politica se riesce ad intrecciarsi, no, con i nuovi movimenti giovanili legati al clima, con le lotte territoriali dalla NOTAV in giù, voglio dire, e che sia, insomma, dentro a questo contesto che una nuova consapevolezza delle pratiche che hanno a che fare col cibo può essere qualcosa, come poi sono gli esperimenti concreti che abbiamo ascoltato fino ad ora, sappia costruire un cuneo politico, insomma, un nuovo protagonismo. Ecco, vi faccio un esempio molto, perché poi potrei andare avanti a parlare più o meno all'infinito, un piccolo esempio a cui tengo, perché lo diceva prima Alessandro, io faccio parte della comunità di resistenza contadina Jérôme Larance, che opera con le pratiche della garanzia partecipata, dell'autogestione dei mercati contadini, del mutuo aiuto, eccetera, eccetera, nell'area fiorentina. E allora volevo fare un attimino di pubblicità perché ha a che fare col discorso contadino. Noi stiamo un po' portando avanti una campagna per ora regionale, perché poi a volte è anche importante riuscire a centrare le scale. Abbiamo appena vinto, portato a casa una legge regionale, grazie anche alla collaborazione col consigliere di minoranza Tommaso Fattori, sulla libera trasformazione contadina, che è un claim molto importante del mondo contadino, ed è uno degli elementi attorno ai quali è nata la rete Genuino Clandestino. E che cos'è? Semplicemente la rivendicazione che sia possibile conservare e trasformare
dei pomodori in passata piuttosto che delle albicocche come si chiama quella con cui in marmellata, scusate, delle albicocche in marmellata. Ecco, questa cosa assolutamente banale non lo è, perché dal punto di vista giuridico, per una serie di questioni, appunto questa possibilità è limitata o vietata, perché le normative igienico-sanitarie a cui sono sottoposti i contadini sono le stesse a cui è sottoposta la grande produzione industriale. Allora, forte anche un po' di aver portato a casa questa legge, per noi molto importante, che invece consente ai contadini una loro specificità e quindi la possibilità di trasformare queste cose. Stiamo costruendo una campagna regionale per l'agricoltura contadina, e il nostro tentativo è un po' quello di riassemblare le generazioni contadine a cui faceva riferimento Carlo. Non a caso l'abbiamo presentata l'altra domenica alla Fierucola, che è stato il primo mercato contadino in Italia ormai, no? Nei primi anni 80, dall'84, eccetera, eccetera. E cosa dice questa? Per ora ha la forma di una raccolta di firme, quindi invito tutte e tutti su change.org a trovare questa petizione per l'agricoltura contadina toscana. Per noi è uno strumento politico la petizione, no? È un modo per costruire assemblee nei mercati, per andare in giro per gas, biodistretti e mercati contadini su scala regionale e provare a dire queste cose e organizzare, no? una presenza contadino capace, passo dopo passo, di creare anche un diritto contadino. Questa è, appunto dicevo, è il tentativo di raccogliere una serie di reclami, di prese di parole contadino, dal riconoscimento delle comunità contadine come diffuse sul territorio su base assembleare, quindi dal riconoscimento di queste entità, e soprattutto dal riconoscimento del fatto che queste economie sono economie solidali, sono economie alternative che non possono essere inquadrate come attività di atti commerciali. Questo riguarda quanto il cibo che attraversa i mercati o altre forme di distribuzione, ma quanto anche il lavoro, no? Ad esempio il mutuo aiuto debba essere una pratica consentita alle aziende agricolo ai contadini informali. Il riconoscimento di forme di autocontrollo comunitario, quale lo diceva benissimo prima Carlo, la garanzia partecipata, il fatto che i comuni incentivino la nascita e diano a titolo gratuito il suolo pubblico per mercati contadini, l'agevolazione di gas, gli empori di comunità e mercati contadini. Ecco, per noi è un problema che durante questa pandemia i supermercati erano aperti, i mercati contadini erano chiusi. È un problema, perché la questione del cibo è una questione assolutamente, assolutamente centrale. Una pressione, e su questo stiamo lavorando anche su alcuni biodistretti collocati in Toscana, ad esempio penso al biodistretto del Monte Albano, per costruire pressioni a livello comunale e regionale perché una serie di pesticidi vengano banditi da un lato, e dall'altro però si costruiscano momenti di tutoraggio, autoformazione, sportelli pubblici per la transizione ecologica dei territori, no? Per dare degli strumenti per passare dall'agricoltura convenzionale a pratiche ecologiche di agricoltura. Insomma, un po' il discorso per noi è che sicuramente non può esistere un movimento contadino senza gli esperimenti e le esperienze quotidiane di vita rurale. Allo stesso tempo, e questo ce l'ha insegnato il femminismo o i femminismi dagli anni 70 ai giorni nostri, perché ci sia un racconto di queste esperienze, c'è bisogno di un movimento contadino ed ecologista. E credo che qua dentro, poi qua mi fermo, magari ne parliamo dopo, cioè nella capacità di collocare la centralità di queste lotte, di queste pratiche, di queste sperimentazioni nella transizione ecologica, ci sia una possibilità molto interessante per tutti e per tutte noi di costruire non solo di nuova consapevolezza, ma anche di nuovo diritto e di nuove pratiche
di contaminazione e di condivisione. Del resto anche il webinar di oggi è, no? dal biodistretto alla CSA a campi aperti, che è un esempio straordinario di come è possibile rendere irreversibile la presenza contadina in città. Mondeggi bene comune, cioè il tema dei beni comuni che c'è ormai da tanti anni anche nel dibattito pubblico. Beh, ma che significa quando il bene comune non è solo una risorsa da gestire diversamente, ma è un altro modo di relazionarsi a un territorio, dove non ci sono solo, no, degli esseri umani, ma ci sono degli ulivi, ci sono c'è tutta la complessità di un suolo che è un ente vivo e non un ente morto. Ecco, diciamo, io penso che l'insieme di questi esperimenti sia energia anche viva per questa nuova e terza ondata contadina che si sta diffondendo anche nel nostro paese. Sì, scusate se ho parlato un po' di varie questioni, ma insomma, chi mi aveva preceduto aveva già detto le cose davvero importanti. Poi lascio la parola. Grazie mille, Andrea. Hai anticipato in parte poi quello che sarà la tematica del secondo giro che iniziamo adesso e che appunto si inserisce anche nella cornice che ho accennato all'inizio, cioè che questi cicli tematici sono un pochino un punto di partenza per una riflessione che ci auguriamo più condivisa, più aperta possibile, che noi abbiamo chiamato documento programmatico, abbiamo chiamato programma per l'alternativa, appunto per immaginare un'alternativa e degli strumenti con cui ottenerla, con cui raggiungerla. Quindi avvierei questo secondo giro di elaborazione veramente superficiale di proposte alla luce delle criticità che avete incontrato in questo periodo. Nella vostra attività, e partirei appunto dal professore, come prima, Fabio Caporali, quindi chiedendogli una problematizzazione della questione agroecologica, e gli chiederei soltanto di stare magari nei 5 minuti se riusciamo a testa, perché altrimenti sforiamo le 2 ore. A me farebbe anche piacere, nel senso che di queste cose parlerei a lungo, però magari chi è davanti allo schermo poi dopo fa la faccia. Partiamo allora da professor Fabio Caporali. Sì, facciamo bene questa seconda tornata, essendo appunto brevi. Beh, io devo rilevare, nonostante tutte le belle esperienze che ho sentito con piacere di agricoltura pratica, devo rilevare uno scollamento tra quella che è la scienza e quella che è la pratica dell'agroecologia. Ecco. E mi pare che nel nostro paese, io mi riferisco al nostro paese, quindi all'Italia, non all'Europa, voglio essere chiaro, mi pare che in Italia c'è un ritardo culturale, un ritardo culturale sull'agroecologia. Lo devo rilevare, è un pochino diffuso nell'ambito mediterraneo, ma in Italia è particolarmente accentuato questo fatto ed è in netto contrasto con la parte a nord dell'Europa, dove effettivamente dal punto di vista istituzionale l'agroecologia si realizza all'interno delle strutture che fanno educazione. Quindi se io dovessi dare un consiglio ed una proposta e su cui convergere, perché bisogna convergere da tutti i settori della società, come dicevo prima, l'agricoltura è un sistema di attività umana fatto dagli agricoltori, dai politici, dai ricercatori, dagli industriali e dai consumatori, dagli utenti, per l'appunto. Ma se non c'è una convergenza di interesse, se non c'è una cultura diffusa, non si raggiungono i risultati. Si rimane gli ultimi della classe. Io non esito a definire la situazione italiana per l'agroecologia come l'ultima della classe, o se non l'ultima sarà la penultima, è nell'ambito di una comunità di paesi. E questo mi spaventa, perché se io vado a vedere dal punto di vista istituzionale quanti sono i corsi di laurea di primo livello, di secondo livello, dottorati di ricerca in agroecologia, in Italia sono 0.
E questo è il risultato. Cioè, se guardiamo i dati, dobbiamo purtroppo rilevare una cosa sconcertante. Questo è un difetto. È un difetto perché gli altri paesi non sono nella nostra situazione. Sono molto più avanti, sono molto più avanzati, ma è questione di cultura. E la cultura è una cosa collettiva. Non è che la cultura si fa all'università e basta. Si fanno gli agricoltori, si fanno con le istituzioni sociali, con le istituzioni amministrative, con i comuni, con i biodistretti. Si comincia, io direi che in Italia ci sono tante iniziative individuali, ma non c'è il collegamento istituzionale, non c'è una spinta che porta ad essere, a realizzare una massa che possa cambiare una tendenza verso un'agricoltura tradizionale che ignora l'agroecologia e che ovviamente poi all'atto pratico comporta che sui territori si svolge un'agricoltura di tipo convenzionale, con per l'appunto tanti guai che si stanno rilevando in tante situazioni, cioè per l'uso di pesticidi, per l'uso dell'acqua, una serie di situazioni negative che per l'appunto denunciano questo scollamento. Quindi la mia proposta, se dobbiamo fare una proposta, è bisogna educare all'agroecologia. Io lo posso fare, personalmente lo posso fare bene, scrivo, ecco qua, guarda, l'ultimo mio libro tratta proprio di questi aspetti, no? Agricoltura e servizi ecologici. Quanto bene potrebbe fare un'agricoltura sana al nostro paese e al mondo intero? Ma bisogna educare le persone a realizzare questa situazione e bisogna trovare, ecco, già questo dibattito è una maniera, diciamo così, di trovare un collante comune per costituire in qualche maniera una massa critica che possa procedere e aumentare di volume, perché qui si tratta del problema di aumentare di volume e incidere poi sulle istituzioni importanti come l'università, che sono insensibili per la maggior parte a questo problema dell'agroecologia, perché il business as usual continua nonostante le pressioni. E come si fa a sopportare dal punto di vista sociale questa inerzia verso la novità, verso una visione sistemica, e quanto contano sempre gli interessi individuali o parziali e non l'interesse collettivo? E questo è un problema che tutti quanti dobbiamo affrontare, perché, e come vi dicevo prima, i dati dimostrano che purtroppo siamo in un deficit di carattere culturale. E bisogna porre un rimedio. Questa è la mia proposta, è quella di attuare una via per trovare un'alternativa e un consenso che porti a rivedere, per l'appunto, perché se non si cominciano a rivedere i corsi di formazione per ovviamente gli agronomi o gli ingegneri o gli architetti che operano sul territorio rurale, da questa situazione non si esce. È una situazione negativa, a mio avviso, e che purtroppo bisogna prendere coscienza e cercare gli adeguati rimedi, se è possibile. Non facile. Passiamo allora a Isabella. Sì, allora io intanto ringrazio veramente tutti per i contributi. Credo che i vari interventi che ci sono stati danno un quadro abbastanza, diciamo, variegato e complesso di quello che può essere l'agroecologia, sia dal punto di vista diciamo teorico quanto dal punto di vista delle pratiche. Dovendo pensare a delle proposte concrete per la situazione che abbiamo di fronte, per provare realmente ad innescare in un certo senso un cambiamento reale, uno scollamento da quello che è il sistema attuale di produzione alimentare, concordo pienamente con quanto detto ora nell'ultimo intervento sul fatto che uno dei piani, sicuramente uno dei primi su cui andare ad incidere, è quello della diffusione, della ridiffusione di conoscenze su qual è un metodo diverso di fare agricoltura all'interno delle università, specialmente in Italia. Questo è un dibattito completamente assente, quindi certamente uno dei piani è quello di riportare e di reinvestire su una controeducazione, una controinformazione su quali sono i metodi alternativi, le pratiche alternative per produrre il cibo. D'altra parte, mi sembra che in questo momento una proposta fondamentale e urgente
si potrebbe sintetizzare nel creare alleanze. Secondo me questo è il momento in cui anche sui vari territori in Italia si vede effettivamente la nascita e anche la crescita e il moltiplicarsi di varie esperienze piccole, anche locali, che però provano a portare avanti un modello differente partendo dal basso, partendo quindi dalla costruzione di esperienze altre. Penso che in Italia possiamo già, anche soltanto in questo incontro, ma in tanti altri che ci sono stati, possiamo contare diverse di queste esperienze. Penso che sia il momento proprio di creare alleanze e creare reti. E sicuramente, infatti, anche tra le proposte che volevo citare anche io c'era il riferimento al coordinamento delle realtà contadine toscane di cui parlava prima Andrea, perché credo che sia proprio un tentativo pratico nella creazione di alleanze territoriali tra chi all'interno di un territorio già prova anche soprattutto a fatica a portare avanti un modello diverso, e quindi provare effettivamente a riconoscersi anche tra piccoli produttori, piccole produttrici, contadini e contadine che effettivamente nella loro vita quotidiana provano a portare avanti un modello differente, ricreare queste alleanze, essere in grado di conoscersi per poi però essere in grado anche di fare pressione anche a livello istituzionale per una serie di richieste e di rivendicazioni che sono fondamentali ad oggi, come appunto il fatto che i mercati contadini all'interno delle città, nei contesti urbani, debbano essere incentivati, favoriti, o il fatto che alcune sostanze in agricoltura debbano essere bandite, proibite, non si possa più accettare che vengano utilizzate. Ci sono una serie di rivendicazioni anche chiare e semplici da cui partire per iniziare a innescare un processo di transizione e di cambiamento. Secondo me però per innescare questi processi è fondamentale un lavoro su due livelli. Uno è quello di un livello locale, un livello di lavoro sul territorio che si manifesta in varie esperienze locali e territoriali, come Giornino Clandestino, come Mondeggio, come tantissime altre esperienze che abbiamo sui nostri territori. Quindi un piano è quello della costruzione effettivamente di mondi altri, in un certo senso, per quanto riguarda l'agroecologia, ma non soltanto, mondi altri riferendoci al modo in cui viviamo, al nostro rapporto col territorio e con le altre persone. E un altro livello invece è il piano del movimento, il piano della lotta, che secondo me non può mai staccarsi dall'idea e dal discorso di una transizione e di un cambiamento. E quindi in questo anche l'alleanza e la collaborazione con i movimenti ecologisti che si sono dati negli ultimi due anni, sicuramente, insomma, come dire, riassumendo, è il momento di creare delle sinergie, perché in questo momento ci sono vari semi che stanno nascendo in un certo senso nella direzione di un cambiamento radicale e sistemico, ed è il momento di trovare il filo conduttore tra tutte queste esperienze e di trovare le sinergie per riuscire a, in certo senso, a innescare un vero processo di transizione e di stravolgimento. Grazie mille, Giorgio. E allora passiamo a Carlo. Sì, probabilmente bisognerebbe parlare non 5 minuti ma 5 ore per almeno provare a capirsi, però comunque qualcosina stiamo, e quindi io concordo con tutto quello che ha detto Isabella e anche con quello che diceva prima il professore, perché comunque in 20 anni di presenza e crescita progressiva a Bologna, di campi aperti, che adesso vede il coinvolgimento di centinaia di agricoltori, siamo intorno ai 150 iscritti, per fare un esempio la facoltà di agraria non si è mai interessata al nostro percorso, non ci ha mai sostenuto delle sperimentazioni che abbiamo anche avviato in maniera completamente volontaria, come la creazione di miscugli sulla base delle indicazioni di Ceccarelli, oppure la sperimentazione di nuove tecniche. Ok, ma questo lo sappiamo, professor, non è un caso, ok? È che la facoltà di agraria in particolare è stata gestita, modellata, adesso non voglio entrare nel particolare perché non ne ho neanche idea, ma il risultato è che la facoltà di agraria ha da sempre, da quando la frequentavo, sostenuto l'agroindustria sostanzialmente, perché di lì, per una serie di meccanismi che lei conoscerà sicuramente meglio di me, di fatto questa chiamiamola nuova onda agroecologica non ha mai interessato la stragrande maggioranza dei docenti.
Ora, come fare? Isabella ha detto molte cose molto interessanti, però secondo me la questione centrale è che dobbiamo uscire dall'isolamento, dobbiamo uscire dalle nicchie, che piccole o grandi che siano, ancora, in cui ancora siamo richiusi. Okay, bisogna che la nostra proposta, che è una proposta complessa che riguarda la coltivazione del terreno, ma anche la relazione tra le persone, direi che questo secondo aspetto è quasi più importante del primo, o comunque è ugualmente importante il fatto che i prodotti agroecologici vengano scambiati in circuiti che non siano di tipo di, che non prevedono altri tipi di sfruttamento, ma al contrario tengano in considerazione relazioni, modalità di relazione, di solidarietà e di vicinanza, eccetera. E quindi, quindi un'altra categoria di valori deve entrare in gioco. Quindi ci dobbiamo in qualche modo unire, dobbiamo coalizzarci e qui a questo punto, quando si parla di coalizioni, di aggregazioni, bisogna riflettere bene con chi e in che modo. Ecco, e noi abbiamo trovato, come in Campi Aperti, adesso siamo proprio in fase di avvio di un percorso che vuole fare un'operazione di aggregazione, almeno a livello territoriale locale. Ok, un percorso in cui dobbiamo iniziare a dire non soltanto che facciamo agricoltura agroecologica, agricoltura biologica e cerchiamo di costruire buone relazioni, ma che queste pratiche, che in qualche modo dimostrano che è possibile anche fare economia dalle aziende contadine diversificate, devono diffondersi. Dobbiamo pretendere, secondo me, un cambiamento di atteggiamento da parte delle istituzioni che sono effettivamente all'oscuro, sono spesso molto ignoranti su quello che si sta, su quelle che sono le possibilità concrete di alternativa. Dobbiamo pretendere le questioni, delle cose ben precise, ma dal fatto che non sono sufficienti 7 mercati contadini in una città come Bologna, ne vogliamo 100, ne vogliamo 200. Ok, quindi questo significa costruire nuove aziende agricole agroecologiche, diffondere questa cosa significa la necessità di fare ricerca specifica, di organizzare assistenza tecnica specifica a supporto delle conversioni, ma soprattutto bisogna cambiare il paradigma della politica agricola comunitaria, che per i nostri territori ha delle ripercussioni devastanti. Non possiamo con una crisi climatica drammatica alle porte continuare a finanziare delle aziende agricole che riducono la sostanza organica del terreno, oppure aumentano la contaminazione delle falde, mettono in pericolo la salute delle persone. No, cioè dobbiamo iniziare a strutturare un discorso di trasformazione. È quello che stiamo cercando di fare come Campi Aperti, mettere scritto nero su bianco il più brevemente possibile e il più semplicemente possibile un sogno di cambiamento. Non so se il professore ricorda, ma all'inizio degli anni Ottanta nella regione Emilia-Romagna è successa una cosa un po' particolare. Tra l'altro una piccola esplosione culturale, circolava allora un video che si chiamava Primavera Silenziosa, e da quel video e dalla diffusione, dal ruolo che in quel caso assunse la facoltà di alcuni illuminati, la facoltà di agraria, nacque la politica della regione Emilia-Romagna per la diffusione dell'agricoltura integrata. Cioè non più veleni dati a calendario, ma almeno tenere conto di quelle che sono le condizioni effettive della cultura dell'infestazione, la necessità di concimazione, eccetera. Ecco, in quel periodo storico la regione fece fare all'agricoltura locale un salto molto importante, no? Dall'uso indiscriminato di veleni, tanto che le campagne erano diventate silenziose, non c'erano più organismi, si è passati a una razionalizzazione. Noi abbiamo, secondo me, il dovere di lanciare un'altra rivoluzione in questo senso, ma ancora più grande, che riguarda anche gli aspetti sociali. Bene, direi che quello che devo dire l'ho detto, grazie. Grazie Carlo, sì, è un peccato che abbiamo così poco tempo, spero che questo sia un primo passaggio per poi continuare il discorso.
Salvatore, tocca a te. Sì, grazie. Beh, Alessandro, ora tu ci hai messo insieme qui a parlare, ora per fare proposte dobbiamo, credo, realmente agire, perché non c'è più molto tempo da perdere, nel senso che in questi mesi di pandemia credo che quello che si è emerso è che nessuno può più farsi gli affari propri, no? Quindi tutto quello che avviene nel mondo, One Planet, One Health, riguarda tutti noi, quindi quando vediamo una persona che distrugge l'ambiente con i pesticidi oppure che gioca con la vita manipolando i geni, sia che questo avvenga nella lontana Cina oppure in qualche località dell'Europa, non fa differenza. Quindi bisogna necessariamente fare rete, come diceva Isabella, è necessario creare una massa critica importante, di persone che la pensano come noi, tra virgolette, e va fatto in maniera organizzata, razionale, fredda, per non farci mettere i piedi in testa appunto da, questa, da questo potere dominante che ci ha portato poi a questa situazione, con dei cambiamenti climatici che stanno distruggendo il pianeta. E per questo che quando noi abbiamo sviluppato il Biodistretto Cilento 15 anni fa, in effetti ci eravamo posti un problema, perché vedevamo che alla fine ci si riuniva tra persone che la pensavano allo stesso modo, no? Vogliamo cambiare il mondo, facciamo, diamo più importanza al lavoro dei campi e così via. Però alla fine, e quindi ci si riuniva nei bar, si pigliavano decisioni bellissime, cambiamo tutto, però alla fine non c'era il potere, non avevamo il potere per cambiare le cose. Ed ecco che allora è nata l'idea del biodistretto, che fu coniata proprio da me, Emilio, da altri di Genuino Clandestino, Farina e altri amici che c'erano nel Cilento, e decidemmo, oh, va bene, allora formalizziamo questa nostra voglia, questo nostro desiderio. E quindi creiamo questa associazione pubblico-privata tra agricoltori, comuni, adesso sono 39 i comuni che ne fanno parte, operatori ambientali, associazioni ambientaliste, movimenti sociali, femministi, eccetera. Quindi in pratica riuscimmo a creare a livello locale un bel modello, ma poi ci si è posto il problema, e che facciamo? Rimaniamo in questa isola incantata? Per esempio, non ci sono stati nel Biodistretto Cilento morti per Covid, i contagi si contano sulle dita di due mani, perché c'è un ambiente dal punto di vista non solo ecologico, ma anche sociale, oserei dire, estremamente favorevole. Ora, quello che ci siamo quindi proposti nel momento in cui si è sviluppato il biodistretto nel Cilento era quello di diffondere questo modello anche in altri territori. E quindi attualmente ce ne sono una quarantina in Italia, siamo arrivati oltre 400 nel mondo, però non è una massa critica sufficiente. E allora ecco che è nata un'organizzazione che si chiama appunto Rete Internazionale dei Biodistretti, che mette insieme tutte queste realtà. Ma siamo pochi. Cioè 400 è niente rispetto al mondo. E allora, quando è scoppiata la pandemia, abbiamo iniziato a lavorare seriamente con molte persone diverse, di diverse parti del mondo, per cercare di creare, di fare questa massa critica. Ed abbiamo sviluppato un'alleanza mondiale, che insomma ci è costato un bel po' di fatica in questi mesi, non ci siamo fermati un attimo, abbiamo continuato a viaggiare lo stesso. Io vengo, 3 giorni fa stavo a Vienna, insomma mi sposto con la macchina purtroppo perché gli aerei non ci sono, e partendo da questa alleanza che non so se vedete sullo schermo, si è iniziata a costituire proprio a febbraio, ma è entrata nel vivo a marzo, ad aprile come lavori. Si sono messi insieme rappresentanti di tutte queste esperienze territoriali, chiamiamole così, che si propongono di sviluppare dei sistemi alimentari locali sostenibili, partendo proprio da dove c'erano più problemi, ad esempio la Cina, la Corea del Sud. A questa alleanza partecipano un'associazione che si chiama Algoa, che riunisce 200 comuni della Corea del Sud, che stanno combattendo per dei diritti civili fondamentali delle persone, ma lo stesso anche in Cina, c'è i FOAM Asia che partecipa,
Abbiamo l'Organic Food System Program, che è il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo del biologico nel mondo, partendo dall'Europa. Ci stanno ovviamente tutte le varie organizzazioni locali, come l'Associazione Baltica, che riunisce i paesi baltici che hanno questo tipo di approccio. Insomma, sono diversi soggetti. Poi su questo sito vi mando anche in chat i vari collegamenti, c'è già qualcosa in più, anche se abbiamo cominciato a farlo adesso. Allora, la proposta è questa, è quella di non farsi più fare fessi, insomma, non è possibile perché per colpa di qualche delinquente che si trova dall'altra parte del mondo, qualcuno mi debba privare della libertà di muovermi, oppure un elicottero deve venirmi a prendere se vado a fare un bagno al mare, quando poi si permettono alle industrie di continuare a produrre, ad inquinare, a diffondere il Covid, a inquinare l'ambiente, a distruggere il mondo in cui viviamo. Non è possibile. E per fare questo però è necessario avere una massa critica importante. E quindi questo è l'obiettivo che ci proponiamo, e quindi la proposta è ovviamente quella, Alessandro, di riunire assolutamente anche tutti i soggetti che c'erano oggi. È facile perché ci conosciamo già tutti, insomma. Alvaia, ad esempio, nell'ultimo report che ho elaborato personalmente per l'Unione Europea, è messa come best practice, essendo la migliore esperienza di CSA, insomma, in Italia, ma credo in Europa. Genuino Clandestino si trova in quasi tutti i biodistretti come soggetto fondatore. Diciamo che essenzialmente si tratta di mettere a sistema, come dicono gli altri, no? Quelli che la pensano in maniera un po' più pericolosa della nostra, agire in maniera coordinata. Quindi questo è quello che abbiamo sviluppato in questi 4 mesi, lo lanceremo a fine ottobre in una conferenza mondiale che si terrà a Seul, sarà anche online ovviamente, quindi invito assolutamente tutti a partecipare per dire la loro, perché il problema è questo, è che come vi dicevo prima, se ci riuniamo fra di noi, che siamo tutti d'accordo, insomma, alla fine è difficile poi cambiare le cose. Se invece costringiamo quelli che hanno il potere di cambiare le cose, chi fa le politiche in America piuttosto che in Cina, piuttosto che in anche nel Pacifico, ci sono alcune realtà che partecipano all'alleanza, oltre all'Australia, ad esempio, del Pacifico, che stanno scomparendo. Sono delle isole che con i cambiamenti climatici non solo rischiano, ma è probabile che se continua così non ci saranno più. Quindi si tratta di sopravvivenza per questi popoli. Allora, non è possibile che questi delinquenti che ci violentano il pianeta, che violano in maniera sistematica tutti quelli che sono i nostri principi fondamentali, continuino anche dopo questa pandemia a fare come se nulla fosse. Quindi creare massa critica partecipando all'interno delle Nazioni Unite, dei vari sistemi mondiali alimentari, e far capire che esiste un mondo alternativo che poi in realtà è l'unico che è sostenibile, quello che può permetterci di sopravvivere, che si sta organizzando per avere una rappresentanza forte laddove conta, laddove si fanno le politiche. Quindi Alessandro, metti insieme tutte anche queste esperienze e poi assolutamente facciamo rete. Grazie, grazie mille Salvatore, teniamo sicuramente, cercheremo sicuramente di seguire questa rete che si va costruendo. Adesso passiamo allora a Claudio e poi c'è Laura e poi chiudendo. Sì, che dire, fare alleanza, costruire trasversalità. Le due associazioni di cui mi occupo sono tipicamente trasversali. Una cosa che non ho detto di Rete Semirurali è che Rete Semirurali oggi mette insieme all'incirca una quarantina di associazioni, perché è un'associazione di secondo livello, quindi è un'associazione di associazioni. Devo dire che poi il processo per far sì che le varie associazioni dialoguino fra di loro senza passare dal centro non è semplicissimo, è un processo lungo, ma devo dire che piano piano qualcosa si sta risvegliando. Faccio un passo indietro, ritorno a raccontare le nostre pratiche sul territorio per dirvi che attraverso alcuni progetti, i P
piani europei per l'innovazione, che sono state le prime misure del PSR che ci hanno in qualche modo attratte, perché corrispondevano in qualche modo alla nostra filosofia, al nostro pensiero. Abbiamo costruito dei percorsi che ci hanno portato a pensare a sistemi sementieri diffusi, e attraverso questi sistemi sementieri diffusi la costruzione di comunità intorno al seme, cioè il seme acquista una valenza innovativa forte se intorno al seme riusciamo a costruire non solo economia ma anche comunità. A queste comunità che stiamo costruendo sul territorio, grazie alle sperimentazioni sull'adattamento specifico delle popolazioni evolutive, abbiamo proposto delle regole che si basano sull'open source, sul sistema open source di distribuzione dei diritti sulle sementi, e queste regole così semplici devono essere dal nostro punto di vista leggibili e condivisibili su tutti i territori, ma devono essere anche liberamente interpretate a secondo della psicologia sociale delle comunità che le accolgono. Perché ci siamo resi conto nel distribuire queste piccole quantità di semente sulle varie zone climatiche della Toscana, che ogni comunità che accoglieva queste sementi ragionava e discuteva in maniera completamente diversa dalle altre. Quindi dobbiamo riuscire a condividere delle regole che siano liberamente interpretabili, anche se non distruttibili. Altra cosa di cui ci siamo resi conto è che della nostra associazione fanno parte realtà come Terre di Resilienza in Cilento, penso che la conoscerete bene, che quindi vive nella costruzione di dinamiche estremamente fragili, estremamente delicate su dei territori marginali, ma abbiamo anche soci in regioni come la Sardegna e la Sicilia, che per loro dinamica storica sono in qualche modo vocate all'esportazione di quello che producono. Magari non all'estero, magari sul resto del territorio italiano, ma hanno una grande capacità di produzione e una bassissima densità di popolazione. Per cui dobbiamo riuscire in qualche modo a far convivere e a far dialogare, senza che entrino in competizione, realtà così diverse sul nostro territorio. E ora questa era una riflessione a cui sono arrivato pochi anni fa, perché prima non riuscivo a rendermi conto di queste diversità. Ero imbevuto di tante belle idee, ma poi mi sono reso conto che nella pratica ci sono realtà che fisiologicamente navigano su dinamiche e dimensioni necessariamente diverse, e che dobbiamo in qualche modo, attraverso le pratiche, attraverso soprattutto la costruzione di relazioni forti e di scambio di competenze, riuscire a fare in modo che queste realtà convivano e possano costruire da piccole comunità una comunità più grande, un pochino più globale. E questo è quello su cui stiamo lavorando e su cui continueremo a lavorare nel futuro. Serate come questa sono estremamente utili, perché ci permettono di conoscerci meglio, di conoscere realtà che magari fino ad ora non abbiamo incontrato, e spero che questa circolazione di conoscenze, competenze e metodi diventi sempre più dinamica. Grazie Claudio. Sì, passiamo allora a Laura. E poi Andrea, chiudi tu. Sì, mentre... Sì. Single video è una questione di connessione. Ok. Prima ti sentivamo bene. Ok.
Ok, lo spengo perché appunto io invece vi sentivo un po' a scatti. In realtà non ho molto da aggiungere, nel senso che sono state dette veramente tantissime cose e concordo praticamente con tutte le cose che sono state dette e quello che invece mi preme un po', diciamo, portare come contributo alla discussione è proprio quello che diceva il professore all'inizio, ovvero la formazione, una formazione che deve rientrare all'interno dell'università, ovvero nei luoghi di formazione del sapere delle giovani generazioni ci deve essere un approccio diverso alla materia agricola e ambientale, cioè appunto un approccio che guardi alla complessità, all'aumentare e valorizzare la complessità dell'ecosistema e non alla sua riduzione, che purtroppo è quello che appunto in questi decenni si è stato fatto, cioè il cercare di semplificare i problemi per trovare delle soluzioni che poi sono soluzioni solamente a metà, perché appunto creano altrettanti problemi successivamente. E dall'altro lato non solamente rivolgersi appunto ai giovani che si approcciano all'agricoltura e che vogliono tornare appunto con una quarta, quinta generazione al mondo rurale, agricolo, ma anche guardare le generazioni di vecchi contadini. Cioè in Italia comunque c'è una percentuale estremamente elevata ancora di contadini di una certa età e quindi di una certa scuola che potrebbero appunto aver voglia e aver bisogno di condividere saperi, di avere formazioni accessibili, formazioni che vadano anche incontro ad esigenze di tempo di vita, perché molto spesso appunto le formazioni non sono accessibili proprio per una questione di quantità di lavoro che la campagna ti porta ad avere e che molto spesso è connesso a quelle logiche di produzione agroindustriale nella quale appunto poi è la quantità, quindi che si corrisponde poi ad una quantità di ore lavorate che ti porta a non avere poi la possibilità di trovare tempo per formarti diversamente, per ampliare le relazioni appunto non solamente fra chi fa il tuo lavoro e che può valorizzare quello che fai, ma anche fra chi fruisce del tuo lavoro. E ben vengano tutte le esperienze appunto di conoscenza, di consapevolezza di chi mangia e attraverso i mercati contadini, attraverso le CSA, attraverso le scuole contadine, attraverso i movimenti, attraverso l'ecologia, perché anche quello crea possibilità appunto di creare complessità culturale, che poi è quella che dà sostanza anche alla complessità produttiva. L'altra cosa è l'accessibilità alle risorse, un altro problema che secondo me dovrà essere trattato e appunto dovrà rientrare poi nelle politiche agricole successive, non solamente territoriali ma anche diciamo nazionali o europee, come vogliamo vederlo, è proprio l'accesso alle risorse, quindi garantire ad esempio accesso a terre magari incolte, quindi garantire che ci possa essere una riproposizione di ecosistema, una ricreazione di ecosistemi anche nei pressi di centri urbani, di centri abitati, non solamente nei luoghi isolati, ma anche nei luoghi isolati, quindi recuperare una relazione con l'ambiente che è stata completamente snaturata. Dall'altro, appunto, accesso a risorse che fanno parte di quel circuito agroecologico, nel senso che molto spesso ci si concentra sulla tecnica produttiva, su chi produce, ma tutte le materie prime di chi produce non vengono considerate. Quindi, ad esempio, quello che sta facendo Rete Semirurali è importantissimo, cioè riprendere tutto quel pezzettino della filiera che è quello che permette poi di dare corpo alla produzione di chi mette in campo davvero una complessità ecosistemica che parte dal seme, che parte anche dall'accessibilità ad esempio ai macchinari o alla possibilità di autocostruirsi macchinari, quindi secondo me bisogna tenere all'attenzione anche la costruzione proprio di tutti i tassellini del processo produttivo, perché è quello che bisogna poi cambiare in un'ottica agroecologica e quello va dalle materie prime, dalla terra prima di tutto, quindi la possibilità di accedere alla terra, la possibilità di accedere a materie prime che si inseriscono armonicamente in questa complessità e per arrivare poi a chi mangia attraverso appunto una produzione che sia in armonia completa con l'ambiente e non sovrastante invece come da decenni ormai l'agricoltura è.
Ho finito. Grazie Laura. Va bene. Sentite? Sì, ti sentiamo. Sì. Come programma minimo mi pare che abbiamo anche in questo secondo giro collezionato una buona quantità di spunti. E, no, vabbè, provo a dire due cose su questo tema. La prima cosa che mi preme dire è dare un po' valore a questa espressione che ho utilizzato prima, Isabella, creare mondi alternativi, nel senso che per creare mondi alternativi non dobbiamo perdere quella dimensione generativa, sperimentale, che ha permesso, ad esempio, a questi esperimenti che si stanno incontrando oggi, di inventarsi e di esistere, no? Trovare dei modi, cose che ora sembrano quasi banali, cioè che i contadini, questo non succede solo dentro il Genuino Clandestino, succede anche in altre reti, sia una cosa quasi normale anziché vendere alla grande distribuzione, fare il mercato in città. Questa cosa qua non è che è sempre esistita, no? I mercati contadini, cioè è stato un'invenzione. Quindi no, non perdere, e uguale si potrebbe dire per tutti gli altri esperimenti di cui abbiamo parlato fino ad ora, cioè non perdere il lato generativo, inventivo, la capacità di creare sempre nuove articolazioni, no? Creare nuovi strati. E questo secondo me è molto, molto importante. Cioè stare con i problemi e avere una pragmatica di relazioni, una pragmatica inventiva. Questo è quello che permette di fare degli esperimenti e questo secondo me è una cosa fondamentale, senza la quale è molto difficile costruire delle alternative. Poi c'è il grande tema a cui si faceva riferimento prima, che è evocato con la parola alleanze, composizioni, compostaggi, riarticolazioni, eccetera, eccetera, che è un tema ovviamente enorme. Secondo me richiede anche una consapevolezza del fatto che il terreno del diritto, della negoziazione, della lotta per cambiare quadri giuridici normativi deve essere un elemento interno, cioè qualcosa che non fonda la politica, perché sono le pratiche che vengono prima, ma ci deve essere una capacità anche di ridefinire la legittimità pubbliche e collettive di pratiche alternative. Però dicevo, tornando al tema delle alleanze, secondo me insomma ci sono delle alleanze più aspettabili, cioè ad esempio in Italia manca un fronte ecologista significativo. Noi insistiamo, ad esempio abbiamo fatto questo numero di Epidemia 3, si chiama Cosmopolitiche, pratiche e movimenti della transizione ecologica a cura del tavolo di ecologia politica del nodo Genuino Clandestino, che raccoglie una serie di interventi, di movimenti di varia natura sul tema dell'ecologia sostanzialmente. Ed è un numero di una rivista che viene da una discussione che si è fatto al Centro Sociale Forte Prenestino di Roma il 22 marzo dell'anno scorso, cioè il giorno prima di una grande manifestazione senza rappresentanza politica, dei movimenti territoriali in Italia, no tap e via di questo passo. Ecco, diciamo, ci sono secondo me delle alleanze, diciamo così, un po' più aspettate, ma non da dare per scontato, appunto con le lotte territoriali, con i nuovi movimenti sulla questione climatica, con un nuovo sentire generazionale che coagula attorno a Extinction Rebellion, a Fridays for Future, più in generale con una sensibilità ora più diffusa di 5 anni fa sul fatto che l'ecologia è il modo in cui viviamo e che le interdipendenze sono significative per ogni essere vivente. Ecco, questo è un dato di sensibilità che sempre più sta avendo anche esodi nel mondo, ad esempio artistico, penso, o nel mondo del giornalismo. Ecco, quindi diciamo una rinnovata cultura e consapevolezza ecologista nuova, contemporanea e che fa delle questioni della terra e del cibo delle questioni di sostanza e non periferiche. E poi ci sono le tante alleanze inaspettate che non si possono dire in anticipo prima che si diano, no? Io sto pensando al grande tema, sto parlando a vanvera, però al grande tema della riproduzione ecosociale. Ma è evidente che la riproduzione della vita è una questione politica su cui si giocano delle battaglie decisive.
non una di meno, pone la questione della riproduzione ecosociale, ad esempio, no? E quindi come l'ecofemminismo può essere reinventato e come si possono creare sinergie, compostaggi, allineamenti, confronti con, tra movimenti ecologisti e movimenti femministi. Penso alla questione della scuola. Cioè, evidentemente nella scuola si coagula un nuovo desiderio di sapere generazionale. Fridays for Future è marcatamente un movimento delle scuole superiori in Italia, no? Con ora un protagonismo di comunità della scuola, penso al movimento Priorità della Scuola, ad esempio, che tiene insieme insegnanti, genitori, studenti, per ridefinire le modalità in cui si fa educazione. Ecco, lì dentro è importante, no? Che i saperi dell'agroecologia, che i saperi ecologici trovino formalmente o informalmente luoghi di discussione anche a scuola. Sto parlando, ma per evocare il fatto che la trasversalità va sempre costruita cercando buoni incontri. Il tema della sanità territoriale, non solo viene da parlare degli scandali della Lombardia, ma più in generale io credo dall'autunno ci saranno movimenti significativi dentro alla dimensione della sanità, degli utenti, dei lavoratori, degli apparati sanitari. Da tanti anni in Italia c'è una cultura messa molto al bando dal nuovo managerialismo e dirigismo, il modo di concepire la sanità pubblica sulla falsa riga di quella privata, ma esiste una cultura storica che viene dagli anni 70, che anche nei movimenti post-basagliani, ma non solo, dei punti di riferimento importanti che hanno a che fare con loro della sanità territoriale. Cioè, ci si cura vivendo bene e la cura è una dimensione collettiva. E il tema del cibo credo che sia completamente, no? dentro questa tensione. Si potrebbe andare avanti così all'infinito, ecco. Ovviamente le mie non è che sono ricette, ma è solo il tentativo di fare qualche esempio del fatto che il tema delle alleanze, secondo me, ha a che fare da un lato con la costruzione di un movimento ecologista e di una cultura, per riprendere le parole del professore, ecologista di nuova natura, e con la capacità di creare trasversalità tra l'ecologismo e le altre pratiche quotidiane che hanno a che fare con altri modi di vivere, no? E di rigenerare generazioni. Ecco, la cultura materiale, diciamo, la cultura materiale credo che sia un elemento, oppure ad esempio organizzando un webinar qui con te, che assieme ad altri stai per fondare o avete fondato, diciamo, un'associazione culturale che ha a che fare con un pezzo di mondo della sinistra a cui io credo sia importante sempre più mettere al centro le questioni ecologiche, no? Anche in tante culture politiche l'ecologia è stata molto spesso messa al margine in nome del lavoro, della produzione, dello sviluppismo, eccetera, eccetera, eccetera. Anche le culture della sinistra non sono immuni da questo. Quindi, insomma, come ricontaminare altri contesti a partire dal fatto che tutti questi elementi sono importanti, ma a partire da altre forme della relazionalità multispecie, della relazionalità ecologica, della riproduzione, no? In fondo la domanda che cosa significa vivere bene è più che mai centrale, non è più consegnata al business as usual, un po' perché i livelli di precarietà, espulsione del mercato del lavoro, dequalificazione del lavoro, gentrificazione delle metropoli, in qualche modo portano avanti un livello di declassamento sociale enorme, e un po' perché comunque le condizioni anche esistenziali, no, del vivere ci portano a porci sempre di più delle domande potenzialmente radicali, ecco. Assolutamente. Assolutamente, grazie mille anche a te, Andrea, grazie anche soprattutto dello sforzo che hai messo poi anche per pensare e lavorare a questo incontro. Sì, direi che sono emerse questioni che hanno strettamente a che fare con il progetto che stiamo sviluppando, che abbiamo portato avanti in questi mesi, e anche con le progetti a cui stiamo lavorando per il futuro, e in particolare la questione del mutualismo che è emersa durante il dibattito e che è al centro della nostra azione associativa, e ovviamente quello che hai sottolineato molto bene tu adesso, cioè la costruzione di convergenze che è anima
poi alla fine questi dibattiti, questi cicli tematici che stiamo facendo. L'idea è quella di cercare appunto di porre in connessione non soltanto realtà simili e diverse di uno stesso ambito, ma anche realtà di ambiti diversi per supportare poi le lotte, le rivendicazioni di altri ambiti. Sono molto contento di come è andata, purtroppo non il tempo, essendo in tanti, è quello che è. E spero che sia stata una prima tappa per incominciare a parlarci e per cercare di riflettere insieme e di fare un pezzo di strada insieme. Abbiamo probabilmente nelle prossime settimane ci sarà un secondo appuntamento sempre sull'agroecologia e altri appuntamenti sempre per quanto riguarda il ciclo sull'ambiente, sull'economia circolare, sulla questione dell'ecofinismo. Quindi insomma adesso dobbiamo capire se continuare a luglio oppure ritrovarci a settembre, visto che l'estate è ormai in fase avanzata. Vi ringrazio tutti, ringrazio tanto e appunto restiamo in contatto. grazie mille. Grazie a tutti. Buona serata. Buona serata. Ecco, abbiamo...